Signore e signori, buonasera a tutti. Ci colleghiamo stasera per questo evento bellissimo organizzato dai GTXD. Io sono Fondo91 e con me stasera c'è il buon Sullino dei GTXD. Buonasera a tutti, salve.
sottolineare il fatto che fra tutti c'è stato un po' di si sono un po' messi d'accordo perché abbiamo questa sera dei piloti di un calibro veramente importante, nonché B-Racer, nient'altro che Valerio Gallo, campione del mondo, campione olimpico di Gran Turismo. Quindi capite bene che dare la macchina migliore a lui sarebbe stato un po' un problema per tutti gli avversari. E infatti si ritrova con un'auto veramente molto molto difficile da guidare, e anche il Conte Sky, che è un altro pilota fortissimo, velocissimo, anche lui con un'auto veramente impegnativa alla guida. Perfetto, e in effetti arrivavamo poi al discorso che volevamo lasciare per ultimo: la presenza, oltre a grandissimi piloti fra quelli iscritti, della guest star, mettiamo così, Valerio Gallo, di cui mentre parlavi avevo fatto qualche inquadratura con la sua MAC30, giusto? Sì. Esatto, ok, non vorrei mai sbagliarmi. E fantastica presenza. E se non sbaglio, tra l'altro, siamo su una delle sue piste preferite. Quindi si trova anche bene a livello di circuito. Diciamo che hanno realmente deciso di metterlo a dura prova stasera. Sì, anche perché il Nürburgring è un circuito che piace un po' a tutto il gruppo GTXD, ma sono veramente tantissimi sparsi per il mondo gli appassionati di questo tracciato perché dona delle soddisfazioni incredibili. È unico al mondo nel suo genere e regala sempre delle gare super emozionanti. Approfitto di questa vostra passione all'interno del vostro team per cercare di far spiegare, di far capire più che altro come mai questa passione all'interno del vostro team completamente su questo circuito. Ho sentito più o meno sempre tramite quei racconti da terzi che arriva proprio da lontano, no? Questa passione per il Nürburgring. Cioè, vi trovavate proprio e la maggior parte dei vostri eventi fra amici veniva effettuata sul Nordschleife, giusto? Sì, oddio, io so, non è molto che conosco i GTXD, sono circa 3 anni, quindi sono praticamente quasi l'ultimo arrivato, però so che già dalla PlayStation 2, quindi con Gran Turismo 4, c'erano i primi server online e Sam, l'organizzatore dell'evento, appunto già faceva dei test al Nürburgring e si confrontava online con gli altri, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Personalmente posso dire appunto che da Gran Turismo 5 io ho sempre girato molto qui, lo trovo particolarmente divertente ed è anche una di quelle piste in cui il pilota veramente può fare un pochino di più la differenza perché la macchina conta veramente molto, un po' come sempre, specialmente qui ci sono due rettilinei particolarmente incisivi, ma tutto il tracciato del Nordschleife, quindi la parte vecchia, perché adesso correremo sul circuito di 24 ore che comprende anche il GPF. Il tracciato appunto del Nordschleife è molto stretto, è impegnativo, non ci si può permettere di sbagliare e fa veramente la selezione sui piloti. Sì, è fantastico, è un circuito che, come si suol dire, non annoia, anche perché è completo, anzi, più che completo, perché ha dei tratti molto più stradali che da pista. Oggi, come dicevi, abbiamo la versione 24 ore, quindi c'è la prima parte che è più, cioè, è praticamente identica, a parte la chicane finale che si collega con l'entrata del Nordschleife al GP. Che dire, qua l'importante. Sì, sono già partiti. Il primo giro lanciato è partito da 2 minuti circa. Sì, sono adesso i primi, sono già entrati nella parte del Nordschleife, c'è un bad mat che lo vediamo, è a pista libera, è davanti a tutti, quindi può fare le sue linee, molto pulito. Sta guidando una Porsche Carrera GT con delle gomme sportive morbide.
Credo che abbi veramente un ottimo potenziale, infatti vedo che sta anche allungando qualcosina su Valerio Gallo. Oh, attenzione del Conte Sky lì dietro che cercava di tenere il gancio di Valerio proprio per assicurarsi un tempone, però ha commesso un piccolo errore e sta risalendo Migli, che è un ragazzo che ho conosciuto soltanto ieri sera. Però ho visto che si è dimostrato veramente molto molto competitivo. Ottimo, vedo che in effetti si è avvicinato un pochettino. Continua pure. Per questa gara non è previsto un consumo delle gomme, proprio a causa anche di alcune vetture che hanno una mescola differente tra anteriore e posteriore, tipo la Bugatti Veyron, che ha le sportive dure davanti e le sportive medie dietro. Questo perché guidandola con le sportive dure, chi l'ha testata ha detto che era veramente molto molto impegnativa, difficile, perché alle alte velocità perdeva aderenza in modo pazzesco e del tutto imprevedibile. Quindi hanno deciso di provare a montare queste sport medie, mentre per quanto riguarda il consumo del carburante è attivo al 1x, quindi diciamo sarebbero dei consumi simili a quelli della realtà. Esatto. Sì, i più realistici possibili, mettiamola così. Ci sono ovviamente delle auto che consumano di più, altre che consumano meno. Prima stavamo parlando della Bugatti Veyron, che come si può pensare, un 8000 16 cilindri con 4 turbocompressori, credo che avrà qualche problemino in sfred ad arrivare appunto a fine gara facendo un solo pit come gli altri, e quindi dovrà, presumo Ah. che dovrà mappare o dovrà fare dello short shift per risparmiare del carburante. Ah, è già questo interessante nel senso, cioè possiamo già immaginarci qualcosina anche di quello che potremmo aspettarci poi dalla gara. Sì, molto, molto interessante. Bene, queste piccole chicche non le sapevo, cioè pensavo che ci fosse della differenza, sì. Che fosse così accentuata non pensavo, anche perché nel mondo delle stradali, anche riferito proprio a GT7, purtroppo sono abbastanza impreparato. E quindi posso anche pensare che a sto punto la McTurti potrebbe avere dei problemi a livello di consumo carburante. Che ne dici? Sì, la McForty è un'auto di grossa cilindrata, quindi credo che non sia assolutamente tra le migliori per quanto riguarda i consumi, anzi, credo che sia messa piuttosto male. Però nella scorsa edizione Valerio ci ha fatto vedere qualcosa di assolutamente stratosferico. Aveva iniziato l'ultimo giro che era in riserva già da un bel pezzo e non si sa come ha fatto a concludere l'ultimo giro, ci è riuscito. Gli è costata la prima posizione, purtroppo per lui, ma comunque sono piloti veramente che hanno girato un bel po', conoscono bene la pista e si sono fatti i loro conti, secondo me, su quale strategia adottare. Tra l'altro c'è anche l'imprevedibilità del meteo, che anche questa incide sui consumi, perché se dovesse venire uno scroscio d'acqua, tutti dovranno alzare il piede e quindi consumeranno molto meno. Quindi In magari effetti. se chi ha una quattro ruote motrici, ad esempio come la Bugatti Veyron oppure la Aventador o la Porsche 918 Spyder, sarebbero un pochino più avvantaggiati sul bagnato, mentre sono un pochino più in sofferenza sull'asciutto. E proprio l'Aventador e la Bugatti Veyron sono le due auto che consumano di più di tutte, credo. Oppure nell'altra lobby ci dovrebbe essere anche una Bugatti Chiron. In caso di pioggia, allora gli dovrebbe andare particolarmente a favore, proprio perché dovrebbero riuscire sia a risparmiare carburante, sia a sfruttare la loro trazione. E in effetti non avevo pensato al fatto che dovrebbe non scendere il diluvio universale, ma piovere, e di conseguenza alzando il piede, questo potrebbe essere
un fattore che toglie almeno la possibilità di vedere una seconda, un'eventuale seconda sosta da parte di qualcuno che si ritrova con una macchina che consuma leggermente di più, dai, mettiamola così. Però sì, bello. E ricordiamo anche che invece, a parte quelli centrali, tre se non sbaglio, tre slot centrali, il primo slot e l'ultimo slot, tutti gli altri sono casuali, quindi potrebbe veramente succedere di tutto, cioè in teoria potrebbe cominciare a piovere anche ben prima, smettere, riprendere, smettere, riprendere, dai, mettiamola così, un po' esagerato però, nel senso, spero per loro di no, sinceramente. Ma sinceramente, guarda, non so se è esagerato, perché la gara è veramente molto lunga, sono 90 minuti, e ho visto le prove di ieri, in 40 minuti c'è stata una volta che non è mai caduta una goccia, un'altra che ha fatto un diluvio universale all'inizio, poi è venuto il sole, poi ha ripreso a piovere, e questo soltanto in 40 minuti, quindi lo vedremo soltanto durante la gara. Intanto dovremmo esserci, Matt sta per arrivare al primo passaggio sul traguardo, sì. E vediamo che primo riferimento ci va a piazzare 1.834.259. Allora, dalla tua esperienza, vediamo anche che l'ha già abbassato Gallo, di conseguenza arriva anche Conte leggermente più alto. Allora, dall'idea che ti sei fatto più o meno ieri sera, che ci dicevi che hai sbirciato un po', su che livello, che cosa ci potremmo aspettare, via? I tempi già questi sono molto interessanti, ma credo che si possa scendere ancora qualcosina. Ieri sono apparsi addirittura dei 31 alti, che sono dei tempi veramente che sfido chiunque, provateci da casa, prendete queste auto, queste gomme, mettetevi a girare sul Nürburgring 24 ore e provateci, perché è veramente tosta. 8.31 con la Mach 40 specialmente. E anche quindi con la, hai già spoilerato di chi era il tempo, via. sì. Sia B-Racer e anche il Conte Sky aveva stampato un 31.7, se non vado errando, e Badmet anche lui era lì sul 32 basso, 31 alto, quindi i primi tre che in questo momento credo che possono scendere ancora. Tra l'altro Badmet in questo momento si sta migliorando di 9 decimi, a conferma di quello che stavo dicendo, anzi scusa, non si sta migliorando di 9 decimi, è 9 decimi sotto il tempo di Gallo. Sì, oh wow, nella prima parte, vedremo poi, non riusciremo mai a capire dove vada più forte una macchina piuttosto che un'altra, però cioè, vedremo poi delle differenze giustamente in base ai vari settori, perché poi, se ho capito bene, ci sono macchine che tengono molto meglio sul guidato e poi nel lungo rettilineo finale perdono una vita e mezza per colpa magari della scarsa potenza rispetto agli altri modelli. Ricordiamo che bene o male qua stiamo parlando di supercar, quindi saranno tutte potentissime. Sì, in pratica sono tutte sopra i 600 cavalli, quindi guidano tutti con le gomme sportive, non ci sono gomme slick, quindi la macchina si muove molto, bisogna parzializzare tanto il gas, bisogna dosare, e appunto anche se in fondo al rettilineo vediamo alcune macchine che tipo la Mach 40 oppure la Aventador, che io stesso ho provato ieri sera in fondo a rettilineo, arrivava addirittura a 350 km/h, mentre altri sfioravano i 320, ma nei pezzi guidati si fa veramente tanta differenza con un'auto più stabile, più agile, soprattutto con una mescola diversa di gomme. Spettacolare, stavo sbirciando un pochettino la guida dei ragazzi, ero prima in camera car di Badmat, fanno tantissime piccole correzioni per tenere a bada tutti questi cavalli, e non inquadrato perché ero su Valerio, ho visto Conte da dietro che arrivava con un
attraverso assurdo di questo bolide che ha sotto il sedere. Adesso, tra l'altro, Conte si ritrova. Ha una penalità, sì. Esatto, si ritrova con 5 decimi di penalità. Che di preciso io non so dove si scontino. 99 su 100 sul rettilineo? Purtroppo sì, si scontano veramente all'inizio dell'ultimo rettilineo, e quindi quello che perde lì te lo porti dietro per tutto il rettilineo, quindi non è soltanto mezzo secondo quello che si perde, perché appunto frenare per mezzo secondo sul dritto, e poi ricordiamolo, qua il rettilineo finale è lungo 2 chilometri, quindi te lo porti dietro per un bel pezzo, sì, una velocità inferiore, e quindi in termini di tempo sarà veramente importante. A livello di regolamento ci sono dei divieti per eventualmente sfruttare la scia di un pilota che hai davanti? Sinceramente non so di preciso per questo evento, ma suppongo che sia quello normale, ovvero non fare zigzag, non zigzagare appunto sul rettilineo. E appunto mi piace sempre ricordare che questi eventi organizzati da GTXD solitamente non sono delle sessioni, diciamo, per professionisti, ovvero o di gare di altissimo livello sotto il punto di vista agonistico, ma è più una rimpatriata e lo facciamo più per divertimento. E infatti si respira sempre un buon clima, è molto confidenziale, siamo molto amici tra di noi, non c'è mai screzi l'uno con l'altro, però ovviamente quando ci si trova in pista ognuno cerca di dare il suo massimo, e quando poi vengono ingaggiati nomi importanti come stasera ognuno sicuramente cercherà di dare il 200%. Beh, assolutamente, anche perché sfigurare con Gallo e Conte in pista, direi che a me è capitato, alzo la mano, per chi se lo ricorda, i Dragon Racing Team avevano organizzato un evento benefico su GT Sport, avevano invitato Gallo, che molto 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 gentilmente si era presentato, più che volentieri, perché lui era assolutamente d'accordo in tutte queste situazioni che portavano fuori qualcosa di utile per a livello di beneficenza, e avevamo poi corso sempre sul Nosh Life. Le qualifiche erano state fatte tra l'altro con l'NSX GR3, quindi la sua macchina, lui ovviamente non aveva bisogno di qualificarsi, mi sembra avesse girato comunque, e poi in finale ci ha aperto proprio con un francesismo il bucio di culo. Tra l'altro, specifico anche questo, lui obbligato, oppure per scelta sua, questo non lo sappiamo, a mantenere l'NSX GR3, e noi con scelta libera GR3, quindi ovviamente per forza di cose c'erano macchine ben più performanti, ma chi gliela toglie da lì sotto quella lì, cioè, se non la guida lui, chi la guida? Sì, no, ormai aveva preso una confidenza con l'NSX strabiliante. Lo vedevamo correre anche nel Nation tutti prendevano appunto l'auto più veloce per quel circuito, e invece lui stampava tempi sempre con l'NSX, sì, e sì. Gliene dava mezza veramente a quasi tutti. Sì. Macchina particolare, mi aveva divertito tantissimo, in particolar modo in quella situazione lì. Poi appena mi hanno lasciato carta bianca io ho cambiato subito, e molti mi hanno seguito da quel che ricordo. Un altro evento invece di cui mi piacerebbe parlare, anche perché almeno parliamo anche dei suoi avversari, è, se non sbaglio, era un'edizione del Solieri organizzata da Billy Bulli in collaborazione appunto con Solieri, il pilota che ha fatto anche delle gare in Black Pain, se non sbaglio, e non vorrei sparare castronerie, comunque conosciuto un pochettino grazie a Billy Bulli anche negli eventi GT Sport, e a cui aveva partecipato il Conte, che se non sbaglio era un GR3, è vero, però era anche quello, guardate bene come Gallo sfrutta tutta la scia di Mad Bat e va a prendersi la prima posizione, anche se non ci interessa più di tanto, però per questo giro che secondo me
Sarà un tempo particolarmente buono. Si va sul Vediamo solo. 31. Wow. Valerio, secondo me, sta andando sul 31. Io tra in amicizia con i miei compagni di team avevo detto che stasera volevo vedere un sotto 30, ovviamente senza avere idea del fattibile o meno. Boh, che tempo. Andiamo anche a vedere Mad Un 689. se alla fine Parcheggia, attenzione, si sente ormai soddisfatto. Vorrei ben vedere. un'ora e mezza, lasciatemi tranquillo finché non finisce questa gara. Per me va bene così. Magari ha pensato questo. Peccato per Matt Butt, deve aver fatto qualche errore. Avevo visto che al secondo o terzo intertempo era ancora sotto di 9 decimi più o meno. Adesso è sotto il suo tempo di 2 decimi e mezzo circa. Ovviamente non è più viola come prima. Si è migliorato anche il Conte. 8.35 e 4.54, l'ha abbassato ancora. Mi dici tu che mi fai ben sperare che possa abbassarlo ancora. Sì, perché in questo giro appunto aveva scontato la penalità sul rettilineo. Ma pensa a te, pensa a te. 8.35 con lo sconto di penalità. Infatti in questo momento è sotto di mezzo secondo al tempo di Valerio, eh. Wow. Penso che in questa prima parte di circuito soffra particolarmente la McForty, però non ne ho tanto idea. Hanno migliorato parecchi piloti. Vedo anche Migi che è sceso sotto l'8.40 con 8.39 e 8.67. Pastina invece no, è rimasto alto. 8.38 e 4.61 per Luzzi. Scusate, ma io ho i soprannomi, quindi molti li vedo con nome e cognome. Adesso proviamo a fare una cosa, vedere se combaciano i nickname degli ID. Vediamo se così vi... Eccolo qua, Ince Fred, che se non sbaglio è un nuovo pilota dell'Academy degli ESP. Tra l'altro con la Bugatti è fucsia in questo settore, quindi fucsia rispetto a Bracer, diciamo che proprio schifo non fa. E anche lui ha migliorato 8.38 e 4.61. Poi abbiamo Sam che è sceso di un secondino, 8.42 e 4.01, per poi arrivare a... One Up Andrea 8.39 e 3, quindi anche lui sotto l'8.40. TSR Gemuzu Tenshi, che adesso la scorsa tornata non ha migliorato, è rimasto sull'8.49 277. Poi abbiamo Nasda con miglioramento in questo giro 8.42 871. Schecter che 8.55 072 sta migliorando di un secondo e mezzo, visto in questo parziale qua. Poi abbiamo Aparik, anche lui sull'8.56 e 1. E poi DCT Incredible, che per il momento... Incredibile, scusate. 9.00124, quindi molti miglioramenti fra i piloti. Sì, è sicuramente è un tracciato appunto che richiede un pochino di allenamento, non è che stampi al primo giro buono, fai il tempo, ecco, anche perché sono circa 150 curve, basta che ne sbagli una e qua appunto i primi lottano veramente per i decimi, quindi fare un giro pulito è veramente impegnativo. Penso anche che intanto Bad Matt è tuttora fucsia, lo seguiamo ancora un po', poi passeremo anche agli altri ragazzi e penso che con il continuarci a girare sopra, visto che non ci sono i consumi mano a mano, essendo così lungo il circuito, ci prendi un pochettino, ti ambienti un pochettino e piano piano migliori. Cioè se gli lasciassimo più tempo, gli lasciamo a questi ragazzi, sicuramente più abbasseranno il tempo. Sì, assolutamente. Allora, ci manca ancora un pochettino, nel mentre giro 4 siamo a 29 minuti e 56 secondi adesso, quindi in poche parole ragazzi, questo è l'ultimo giro, vedete che la grafica ce lo indica proprio in questo momento, quando arriviamo ai 30 minuti, ultimo giro lanciato che hanno a disposizione i piloti, quindi fucsia di 8 decimi circa per il Conte Sky, Sì, continua sul mezzo suo... secondo per Bad Matt e 768 millesimi per il Conte Sky.
che Mentre dovranno continuare a guadagnare qualcos'altro però durante il giro, perché nel rettilineo finale prevedo che perderanno, credo il secondino lo perdano nei Ah, confronti dei ecco. Mercosur. Invece dietro vedo Migi e Pastina Calda, tutte e due, che si ritrovano sul groppone questo mezzo secondo di penalità, che in effetti farà una bella differenza. E poi, continuando, vediamo un pochettino al prossimo passaggio sull'intertempo se Innsfred si sta migliorando. Aspettiamo solo ancora un attimo. Tanto, come vedete, abbiamo tempo. Sono più o meno a metà del circuito, quindi manca ancora un pochettino prima di tornare su Bad Matt. E con la sua Bugatti, che sta arrivando in questo momento alla fine del intertempo, 1 secondo e 4 di miglioramento anche lui, molto buono. Andiamo a vedere adesso Sam, che sta effettuando l'ultima curva prima del rilevamento, ancora un paio di curve. Succhieri, succhieri! Su Sam, ho avuto una bella scodata lì, che è un punto veramente molto difficile sia per l'ingresso. Ha cercato di dare gas il prima possibile per essere veloce in tutta questa parte in salita, però lì si è scomposta e l'ha ripresa veramente per i capelli. Ho notato che tra l'altro non sta migliorando per il momento 1 secondo e 1 di Sì. peggioramento rispetto al suo best. Poi Bracer capiamo bene che abbia alzato il piede visto il giro che ha tirato fuori. Quindi passiamo oltre. Vediamo un attimo Gemuzu Tenshi a che punto è del suo giro. C'è anche Nasda attaccato Se e chissà che non lo rallenti un pochino, perché vediamo un Nasda che ne ha veramente tanto di più. Guardate qua, frena addirittura sul dritto. Gemuzu è veramente molto molto corretto, addirittura gli lascia strada. E Nasda si è buttato da un punto un pochino pericoloso, ma non voleva perdere un millesimo. Mi sa in effetti che con quel secondo e 4 mi sembra di aver letto Gemuzu lo stesse rallentando parecchio. Invece Nasda sembrava proprio incattivito, molto al limite. Mi è piaciuto tantissimo questo passo all'esterno. Cioè, certo che se vediamo stasera dei sorpassi così in gara, mani nei capelli, perché cioè, ricordiamo anche i nomi, già che ci siamo, dei ragazzi che ci sono nell'altra lobby. Guardate, ve li vado a cercare, ve li leggiamo un attimo perché no, noi stiamo guardando lobby 1, ma in lobby 2 non si scherza anche. Abbiamo, ve li leggo così alla veloce: Maverick, Armando Momo, M4Zese, scusate per la pronuncia, Titian, Million Dollar, Jovi LM, Andrea Oppus, XP Mariano 98, CDP Alfista, DCT Siservola, DCT Enterpin e Shikamaru. Ho già letto un paio di nomi anche in questo caso degli XP, che sono molto curioso di sapere che tempi faranno. E poi, come mi dicevi tu, ci sono anche degli altri piloti particolarmente interessanti come Titian, giusto? Sì. Scusa un attimo, sono ritornato su Bad Matt che appena è sul rettilineo. Era uscito dall'ultima curva prima del rettilineo con 7 decimi di vantaggio. Vediamo adesso quanto riuscirà a conservare qua giù, sotto il ponte, da 7 decimi. Non è più fucsia, non è più fucsia. Wow, è buono perché sta migliorando di 1 secondo e 1 e E 1, quasi sì. 2. Però, minchia, quanto perdono sul dritto! Pazzesco, pazzesco. Ricordiamo che Gallo l'ha fatto senza scia. Ricordiamo che Gallo l'ha fatto senza scia. Vediamo come chiude Bad No, Matt. se non sbaglio, Migliora. Gallo ha sfruttato la scia di Bad Matt. Ah, giusto, sì, mi stavo confondendo. Giusto, giusto, giusto. Chiude anche il Conte Comunque. Sky che migliora in 32,5. Allora, partendo dall'altro, ti confermo i primi giri veloci. Allora, per fare un ricapitolo generico, Bad Matt 94 a 8,33 e 1. Il Conte Sky in 8,32 e 5,39. Poi abbiamo nell'ordine Pastina Calda 8,37 e 0, Migi in 8,39 e 8,67. Chiude adesso Innsfred che non si migliora in 8,38 e 4,61 di best. Sam sta chiudendo adesso, vediamo se si migliora anche lui. No, rimane sull'8,42 e 4,01.
Gallo, XP Bracer, che aveva alzato il piede in 8.31 e 6.89. E poi attendiamo gli ultimi piloti che devono chiudere l'ultimo giro che hanno a disposizione lanciato per vedere se ci saranno miglioramenti. Il primo a passare, il primo a arrivare è Nasda, vediamo che tempo ci... niente, 8.42 rimane sull'8.42 8.71 di Best. Dietro di lui Gemuzu, anche lui non migliora, rimane sull'8.49 2.77. Arriva anche Andrea nel mentre, che non si migliora anche lui, 8.39 3.42. Dietro di lui Scheckter a 8.52 3.92. E poi ci mancano gli ultimi due piloti. A Parrick va adesso a muro, quindi immagino che il suo best sarà 8.56 e 1.83. E poi aspettiamo, incredibile, a vedere se riuscirà a migliorare. Sta cosa che non abbiamo il countdown mi dà abbastanza fastidio, perché anche sapere eventualmente se... Sai che alla fine si vede che nel suo primo best, 8.56 e 1.83 di Aparic, deve aver fatto degli errori, perché ha perso un solo secondo su questo giro. Quindi mi sa che aveva commesso anche degli errori nel suo best. Arriva adesso all'ultimo rettilineo d'arrivo, incredibile, vediamo se migliora. Sì, 8.52 e 4.50. Ok, allora ragazzi, la prima parte di qualifica, almeno in lobby 1, aspettando che ci venga data luce verde anche da lobby 2, si è conclusa. I risultati li avete visti, il best time di Bracer a 8.31 e 6.89 si è confermato il miglior giro. Eccoci, e io non ho fatto in tempo a scrivere tutti i tempi. Allora, però, se io... ci sarà la possibilità di... se no, basta che, visto che io ho fatto la scarrellata in live, basta che li recuperi dalla live eventualmente, se hai la possibilità. Se no ti do una mano adesso, mentre aspettiamo che Sam si organizzi per la creazione di... della lobby finale. Sì, mi faresti un grosso favore, anche perché lui per la creazione della lobby gli serve appunto i tempi. Allora, con calma ce ne andiamo a recuperare. Allora, qua come faccio a tornare indietro nella live? Non mi lascia? Come mai non mi lascia? Sento un po' di casino dal tuo microfono. Sì, un attimo, che mi chiama Sam. Sì. Mentre ci stiamo organizzando per la lobby finale, vi teniamo un po' aggiornati su quello che è stato. Allora, adesso ci stanno arrivando tra l'altro delle indicazioni per la lobby 2, che voi purtroppo non avete visto. E io volevo vedere... non è possibile vedere i tempi, peccato, perché sennò vedete che i problemi principali di questo gioco è che è incompleto rispetto a come era una volta, che si potevano vedere i risultati di gara con i best time. Il problema principale è anche che io non riesco ad andare indietro sulla live, quindi non riesco a recuperare i tempi. Pensavo fosse possibile andare indietro sulla live, invece non me lo permette. Quindi vediamo un attimo Sam come riesce a organizzarsi nel mentre arriveremo subito. Bene, 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 bene. Adesso abbiamo un attimo di pausa. Lo salvo anche il replay e lo condivido anche. Non so a cosa serve questa cosa, però mi viene detto in privato, e quindi lo facciamo. Lobby.
GT XT 1 LOL. Ok, ci metterà un tot, vediamo se anche questa cosa riesce a farmela o meno, perché da quel che mi ricordo i replay non li condivideva fino a un po' di tempo fa. Magari questa cosa sono riusciti ad organizzarla, almeno questa. Infatti lo sta terminato la partita e vediamo se ho perso il replay. Sì, l'ho perso. Ok, adesso viene effettuata la creazione della lobby finale di gara, e a quanto pare, se viene fatta la lobby finale, vuol dire che i tempi sono stati recuperati in un modo o nell'altro, quindi si possono tranquillamente recuperare, e verrà poi creata la stanza con i 14 piloti finali. Allora, vediamo se è già stata fatta. No, non ancora. Sugliino nel mentre è in contatto con Sam direttamente al telefono, penso, e quindi appena tornerà avremo delle notizie. Nel mentre volevo salutare tutti i presenti in live, purtroppo io non ho guardato tantissimo la chat, anche perché non ce l'ho in questa schermata qui, ho preferito tenere il più possibile visibili le bellissime macchine e i piloti che le guidavano, quindi un buonasera a tutti presenti, vedo che piano piano tra l'altro stanno entrando altri ragazzi in live. Ricordiamo che fra poco aprirà la stanza per la gara finale con i finalisti partecipanti e partiremo in questa ora e mezza di vero e proprio inferno verde Green Hell, con una formula, come avete visto, molto interessante, con il cambio di tempo, di meteo durante l'intera gara, e ne vedremo delle belle, ne sono sicuro. Questi due piloti, Gallo e Conte, diciamo proprio top di gamma, secondo me ci daranno delle grosse soddisfazioni. Mi ricordo che in un video, se non sbaglio, nel canale di Conte Sky su YouTube c'era un bellissimo sorpasso che aveva effettuato su una garetta fra amici su Gallo, proprio su Bracer, dopo il rettilineo nell'ultima chicane, mi sembra. Bellissimo, mi ricordo che mi aveva lasciato senza parole proprio. Eccolo Sugliino. Buonasera, scusate l'imprevisto, ma appunto mi è caduta la connessione, mi è crashato il gioco. Vai tranquillo, senza problemi. Abbiamo novità da Sam. Sam sta aspettando i miei tempi, che tra l'altro stavo cercando di recuperare dal salvataggio del replay, che non è avvenuto perché mi ha crashato la PlayStation. Io lo stavo condividendo quando poi mi hanno chiuso la stanza, quindi l'ho perso. Okay, te lo stavo perfetto. Condividendo e quindi non ce l'ho. Quindi bisognerebbe eventualmente sentire Sam per decidere cosa fare, perché giustamente lui sta aspettando. E ti comunico tra l'altro che dalla live su Twitch non si può tornare indietro, quindi non possiamo recuperarli. Ok, ma per caso tu hai no, hai detto il replay salvato, non ce l'hai neanche sulla PlayStation.
Allora niente, provo a sentire Sì, quegli ti altri lascio. ragazzi. Esatto, ti lascio tranquillamente andare a chiedere. Ok, grazie, a dopo. A dopo. Allora. Mi confermano tra l'altro che qualcuno tra i vari spettatori è riuscito ad avere i replay e sta cercando di recuperare i vari tempi. Vediamo un attimo. Da quel che ho capito ce l'abbiamo fatta. Hanno avuto tutti i tempi, giusto? Me lo confermi? Mi senti? Eccoci, sì. Oh, allora, dovremmo aver risolto il problema. Ci Perfetto. vedo adesso tutti i tempi. E quindi credo che siamo in attesa della formazione, appunto, delle due lobby. Allora, ti chiedo, cosa facciamo? Lasciamo un po' di suspense o li leggiamo noi i 13 qualificati alla fine? No, 12? Sono 6, 13, 13. 13? Perché la prima Sì. linea è quella del Ah, giusto, giusto, 12, giusto. Allora sono 12. 12. 12 qualificati. 12 qualificati. Che dici? Cosa Ma sì, facciamo? dai, tanto erano le qualificazioni, direi che possiamo procedere appunto nel dire la griglia. Perfetto. E si sono qualificati. Allora, intanto i nomi qualificati sono TSR Piolo, Mimmo Forzese, Nasda, Sam, Andrea OneUp, Ins Fred, Migli, Maverichi, Giovi LM, Bad Matt, il Conte Sky e B-Racer 2000, come si poteva immaginare. Con un tempo del genere era difficile aspettarsi altro. Bellissimo questo tempo comunque, 8:33-1:72, il miglior tempo di Lobby 2 da quel che ho capito. Giovi Sì. LM che Sì. addirittura surclassato, beh surclassato di pochi millesimi come vedete, però ha battuto Maverick, attenzione, attenzione. Sì, no, no, infatti specialmente dal terzo alla sesta posizione, anzi sono tre piloti veramente in pochissimi, in due decimi, anzi in uno, in un decimo ci sono tre Sì, piloti su un giro di 8 minuti e 30, pensate che un decimo di scarto, un quindi. decimo scarso e in effetti mezzo, anche mezzo secondo rimanere fuori di meno di mezzo secondo dalla qualifica di Lobby 1 è qualcosa di esagerato in effetti su un giro così Sì. lungo. Mamma mia, bravi a tutti ragazzi, veramente, complimenti. Ci aspetta una gran gara, forse noi pensavamo fosse una solo e invece potremmo avere delle grandi soddisfazioni, insomma. Sì, perché vediamo dei tempi molto ravvicinati, però sappiamo anche che ci sono delle grandi variabili, come appunto il meteo e il consumo del carburante. Quindi non si può, non è una gara nella quale si possono fare previsioni molto accurate. No, io una previsione ce l'ho, poi bisogna vedere se viene confermata. Però diciamo che boh, dovessi giocarmelo, sì, 99 su 100 me lo giocherei, molto, in modo molto convinto anche, però nell'eventualità in cui... Ma fra questi piloti, in realtà... Comunque la stanza è aperta. Sì, sono già entrato, sì. Ma in realtà fra questi piloti me ne manca qualcuno. Ne manca uno in questa lista. Infatti, in stanza vedo che è entrato anche Pastina Calda, di cui probabilmente a noi manca il giro. Perché se tu noti, parte dal 2 al 26 in questa lista, sono 25 piloti, manca il 26esimo. Perché erano 26, sì, erano 26. E molto probabilmente, visto che loro sono in parte assieme, se non sbaglio, giusto?
Sì, infatti si stanno mettendo d'accordo tra loro, stanno organizzando loro. Ipotizzo che di conseguenza Pastina Calda si sia qualificato. Ipotizzo che Pastina Calda si sia qualificato. Tra l'altro c'è ancora anche TSR Gemutsu Tenshi, che invece credo sia nell'altra. No? Quindi molto probabilmente si stanno ancora mettendo a posto. Sostituisce il precedente, vediamo cosa ci sta scrivendo. Allora, su varie applicazioni di messaggistica ci stanno arrivando intanto conferme varie, chi c'è, chi non c'è, chi è entrato, chi non deve. Allora, sostituisce il precedente, non avevo inserito il tempo di pastina calda. Ok, perfetto. Allora, è cambiata e adesso ve la leggiamo. Quindi, TSR Piolo non si è qualificato perché praticamente mancava quel tempo che dicevamo di pastina Sì. calda, che a quanto pare è di 8:37 e rotti, perché di preciso non ce l'abbiamo, però era un 8:37 e rotti. E zero qualcosa, quindi insomma. Ok. Un buon tempo, dai. Davvero molto in linea. Poi guarda, anche Migi aveva fatto 8:37:012, quindi sappiamo che era un 8:37:0 più di 12. Più di 12, esatto. Molto interessante. Ricordiamo che non è stato possibile offrirvi anche la live di Lobby 2, però in questo momento poi i ragazzi non è che sono stati eliminati, ma effettueranno la loro garetta in una seconda lobby. Ok, quindi questo evento proprio dà la possibilità, come spiegavi già prima, nel dire che è una friendly, okay, in cui siamo tutti assieme, permette appunto di dare la possibilità di poi gareggiare a tutti i piloti iscritti. Sì, infatti no, questo è molto importante perché tutti coloro che appunto partecipano mi sembra giusto che si divertano e non vengono esclusi, ecco. Ottimo. Il divertimento viene sempre prima di tutto in questi eventi. Poi ovviamente, come dicevamo anche prima, ognuno cerca di dare del suo meglio e la bagarre poi viene da sé. Assolutamente, anche perché quando almeno per me era molto un discorso di gareggio, ok, l'importante è divertirmi, ma poi già che gareggio un po' di agonismo lo voglio vedere e dagli altri partecipanti e ce lo metto io perché ho voglia di un risultato. Poi se non dovesse uscire, amen, non è un problema, se mi sono divertito tutto a posto e ci vediamo domani, amici come prima. Però, cioè, se poi arrivava era una soddisfazione, quindi penso che per loro sia sempre così. Viene comunicato adesso a TSR che sarà in lobby 2, quindi aspetteranno probabilmente giusto il tempo che si sposti di stanza e poi secondo me non siamo tanto lontani dalla partenza. Dalla chat di gioco arriva anche un sugli ti amo, penso che sia riferito a te. Spero sia una bellissima ragazza, Nasda 86, così magari andate da cena fuori. No, è un culattone di proporzioni bibliche. No, queste cose non si dicono in live. No. No, in pratica Nasda 86 nel torneo dell'anno scorso che abbiamo fatto con le AE86 della Toyota Sì. in configurazione N2, Sì. quindi con la Corolla Levin e con la Sprinter Tueno, è stato l'unico che è riuscito a sostiarmi delle vittorie, ben due Ah. manche. E quindi sinceramente io volevo fare l'unplane, il progetto era quello, e ho rosicato Rovinato. non poco. Cioè, il campionato l'hai vinto. quindi c'è questa faida in corso ormai da più di un anno e ci insultiamo e amiamo allo stesso tempo. Bene, 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 buono a sapersi. E
Intanto volevo anche, scusate, mi faccio i complimenti al nostro pilota Passina Calda che è riuscito a passare il taglio ed entrare in lobby 1. Questo ci tenevo a farlo perché comunque, cioè, siamo sempre comunque sul canale di Citym GT Sport, quindi io cerco di non essere mai di parte, ma poi dentro un pochettino di tifo esce fuori. E poi volevo fare i complimenti a TSR Gemuzu Tenshi per il suo soprannome, Aiei Brazorf. Cioè, questo è il motivo per cui all'inizio ho lasciato i soprannomi, ma poi non ci stavo più capendo niente perché c'erano gli ID nell'iscrizione, quindi meglio darvi gli ID invece che i soprannomi. Ragazzi, non dovrebbe mancare tantissimo. Allora, sono tutti in pista, sì. Perfetto. Quindi presuppongo che Sam stia appunto facendo la griglia e siamo tutti in attesa appunto di vederli partire. Allora, dando per scontato, come dicevi tu, che c'è il fattore C e il fattore mete, tutto è. Dacci un pronostico di possibile podio. Allora, direi già che i primi tre davanti sono quelli. Perché oltre a essere i più veloci, vedo che le auto direttamente dietro c'è un Giovi LM che si è comportato benissimo perché parte addirittura quarto. E attenzione, fate molta attenzione a Giovi perché ha ben 1500 cavalli su quella Bugatti, sulla Bugatti Chiron. Quindi potrebbe anche guadagnare delle posizioni in partenza nonostante ci sia la partenza lanciata, proprio per evitare un rimescolamento troppo accentuato de delle carte in base al tipo di trazione delle auto, perché le auto con trazione integrale avrebbero bruciato tutti senza speranza sulla partenza da fermo. Ma in questo modo, se Giovi riesce a guadagnare la posizione su Bad Matt o anche sul Conte, vedremo. Potrebbe spezzare un po' il gruppo davanti. E Capito. i primi tre sono più o meno girano sullo stesso passo. Quello sinceramente che vedo messo un pochino meglio, appunto, sono il Conte e Bad Matt sotto il punto di vista strategico per il consumo carburante. Bisognerà vedere come si comporteranno in pista durante tutto l'arco della gara, se ci saranno imprevisti e così via. Ok. Ma i favoriti credo che siano appunto i primi tre davanti. E nell'eventualità di più momenti di pioggia, le auto che potrebbero essere più favorite ci dicevi che erano le ruote motrici, no? Sì, Giovi quindi. senza ombra di dubbio, le quattro ruote motrici sono avvantaggiate in uscita di curva, hanno molta, molta più trazione, quindi Giovi. Con la sua Bugatti sarà uno di quelli che avrà molta trazione sul bagnato, così come Heinz Fred e basta in questa lobby perché le Lamborghini non si sono qualificate per la lobby 1. Quindi ci sono le due Bugatti che hanno veramente tantissima trazione, però c'è da dire che sono molto pesanti. Quindi arrivare a frenare sul bagnato, loro saranno costretti a frenare ancora prima degli altri e in percorrenza curva credo che saranno praticamente fermi, perché la Chiron pesa addirittura 2 tonnellate, la Veyron pesa 1800 kg, quindi sarà veramente tosta per loro. E in più sono le due auto che consumano più carburante in assoluto. Ah, quello potrebbe essere un problema. Quindi penso che loro aspetteranno un po' di pioggia anche per questo discorso. Se no, meno pioggia scende e più consumeranno, e di conseguenza più si avvicinerà lo spauracchio della seconda sosta. Decisamente Mamma mia, ma ragazzi, ma guardate che spettacolo! Guarda, possiamo lamentarci di tutto, ma di una cosa di cui non possiamo lamentarci è della grafica di Gran Turismo 7.
di tutto, ma della grafica non potremo mai lamentarci. Guardate che spettacolo. Poi tra l'altro stavo guardando come ogni 2x2 su questi dossi dell'Inferno Verde questa Mach 40 vola praticamente, è sempre su due ruote, pazzesco. Sì, poi specialmente in quel tratto che va dalla discesa, si rimette in pianura, ci sono diversi dossi e si prendono circa 250 km orari, quindi la macchina tende veramente a impennarsi e a volare. Bisogna Pazzesco. stare attenti in quel punto perché ci sono anche dei cordoli che, come sappiamo, qui al North Life sono particolarmente alti e tendono a scomporre molto la vettura. Quindi ci si ritrova ad alte velocità con la macchina scomposta e è veramente molto facile fare un grosso danno. Sì, basterà veramente uno sputo, millimetri, questione di millimetri per perdere l'eventuale controllo della macchina. Allora, abbiamo visto che Forzese ha avuto dei piccoli problemi, è dovuto uscire dalla stanza, quindi penso che Sam lo stia un attimo aspettando. Scusate, sta un attimo aspettando il pilota, infatti viene comunicato anche nella chat della lobby stessa. Aspetteremo giusto un paio di minuti che riavvii il tutto e poi rientrerà il pilota per cercare di far partire questa gara senza intoppi. Ti viene data la colpa. Come al solito, sempre dallo stesso pessimo individuo che si è potuto permettere una Pagani. Che tra l'altro non mi ricordo, lui partirà oh mamma, penultimo un Nasda, penultimo, che ci tengo a ricordare, penultimo Nasda, perché dovrà vedere, ascoltare e ricordare che parte penultimo. No, sinceramente lo davo per uno che poteva partire un po' più avanti, credevo che stava a ridosso del podio, era uno di quelli più vicini al podio, invece si deve essere trovato un po' più in difficoltà con questa Huayra, perché è un'auto molto veloce sul rettilineo, è leggera, quindi agile, però deve essere particolarmente impegnativa da guidare. Poi anche Nasda sul Nürburgring, diciamo che non è proprio il suo tracciato preferito. Infatti aveva avuto anche delle difficoltà evidenti anche negli scorsi tornei su questo tracciato. E resta il fatto che parte penultimo, quindi farà una gara, gli auguro, anzi lui crede di fare una gara in rimonta, ma inizio a avere i miei dubbi. Allora, dice causa traffico, vedo nella chat, mentre io come invece avevamo, come lo avevamo visto prima, che si era trovato la sì. Porsche 918 Spyder, che effettivamente era un bel pezzo più lenta, che quando ha potuto, anzi hanno rischiato un bel po', la Porsche ha cercato di farsi da parte, è stato il più corretto possibile, però effettivamente il tempo era quello. C'è poco da fare. Bellissima anche questa F8 tributo scelta da Maverickis. Mi piacerebbe sapere se qualcuno si è messo d'accordo per le macchine, tutto questo giustamente bisognerebbe chiederlo a pilota per pilota, chi ha fatto uno sforzo verso un altro pilota, chi ha fatto un altro. Ricordiamo che molte di queste auto costano un tot di milioni, quindi magari ci sono piloti che si ritrovano a non poter giocare abbastanza da guadagnare così tanti soldi, che magari hanno chiesto il favore agli altri, e giustamente, rimanendo in quello spirito che mi dicevi, si è stato fatto uno sforzo da una parte e dall'altra per arrivare a un compromesso. Sì, sì, presuppongo proprio di sì, anche perché appunto quando venivano prese le tre auto preferite, si è cercato appunto anche di bilanciare un po' le prestazioni del pilota con la macchina. Intanto la finale sta iniziando. Ottimo, 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 ottimo. Allora io devo fare, finché ce le ho, mi sposto sulla cinematica. Poi, se non sbaglio, quando partirà la gara, eventualmente potrebbe bloccarmi. Sì, adesso vedremo se sarà così. Partiti adesso, partita la gara, la partenza è lanciata, se non sbaglio, quindi manca ancora qualche metro, ci siamo quasi.
2, subito... 1 e via. Andiamo. Partita questa bellissima gara di cui io non ho ovviamente questo cazzo di bug, mi dà, è quello che mi dà più fastidio di tutti, porco Giuda. Attenzione Giovi, bravissimi tutti, molto corretti, Madalà, nessuno si tocca, c'è stato un piccolo lag tra Giovi e Maverick, che tra l'altro lo aspetta anche, quindi fair play ai massimi livelli. Bellissima partenza anche davanti di Conte e Bracer, che non si danno fastidio e subito dall'inizio prendono un pochettino di spazio da Batmat. Adesso ragazzi vi metto subito anche la colonnina dei tempi, perché giustamente mi ha tolto tutto, così vedremo anche i distacchi. Subito un secondo, pronti via così dai primi due, ma sappiamo che la gara è lunga e penso che non ci siano grossi problemi nell'aspettare un attimino. Andiamo a vedere anche i piloti dietro, che dietro c'è quasi un gruppone enorme di piloti. Perde qualche posizione, pastina calda in questo avvio, testa a testa fra Maverick e Giovi. Guardate che belle queste auto, una di fianco all'altra. Bellissima questa partenza di gara, bellissimo. Lo sanno poi che inizia il Nosh Life, vero? Sì, sì, infatti credo proprio che stiano attaccando al massimo proprio durante il giro del GPF, proprio perché dopo sarà un decisamente più problematica. Intanto Nazda ci prova, ma niente, rimane dietro. Diglio, rimani dietro. C'è da dire comunque che ha già guadagnato qualche posizione, una posizione, ad anni proprio di Sam. E adesso sta... Lungo! Guffata! Una bella guffata. Adesso tutto quello che aveva guadagnato purtroppo non è servito. Forzese, ricordiamo che per forza di cose, per questo esci, rientra nella lobby, se non sbaglio è stato obbligato, è stato obbligato a partire in fondo forse, o veniva creata la... Sì, veniva creata. Ah, perché adesso è possibile. Lo dimentico sempre, sai, tutte queste piccole cose che fino all'altro ieri mancavano, invece adesso sono di nuovo presenti, non sono più abituato. Quindi non era stato un gran problema che dovesse uscire dalla stanza e riavviare, per fortuna. Tutti ancora attaccati in questo gruppo, adesso si sono calmati giustamente un pochettino, sono tutti a trenino, molto vicino One Up Andrea Giovi, mamma mia, sì. Sono proprio appiccicati, adesso ci stiamo un po' perdendo la battaglia là davanti, che penso che il Conte sia ancora dietro Bracer, però... Si sono un pochino sgranati i primi 4, anzi i primi 5 sono equamente distanti, circa un secondo e tre tra il Conte Sky e Bracer, e altro mezzo secondo, sei decimi tra il Conte e Bad Matt, un secondo e uno tra Bad Matt e Migli, e un altro secondo e uno tra Migli e Maverick. Quindi c'è spazio, possiamo goderci questa piccola battaglia che c'è nella parte centrale del gruppo. In questo momento Andrea ha perso un pochettino da Giovi, che probabilmente è andato via in trazione, come dicevi, grazie visto una scodata fortissima di Forzese che finisce purtroppo a muro, adesso sta ripartendo. Peccato, perché era davanti a Nazda, hai capito? Adesso ti dico anch'io, era davanti a Nazda. Mi sta piacendo questa cosa. C'è il sorpasso di Sam su pastina calda, deve essere uscito un pochino male pastina calda, perché c'era una grande differenza di velocità. E tra l'altro ricordiamo che era un punto molto impegnativo. Per fortuna non è successo niente, deve essere stato solo un errore di guida. Probabilmente era molto vicino ad Andrea, che si era avvicinato nel mentre a Giovi. Come sicuramente mi confermerai, in questo circuito sicuro non è molto semplice guidare già di per sé, figuriamoci in scia. Sì, infatti, poi specialmente guidare intanto con queste velocità, perché sono delle auto molto potenti e ogni volta che dai gas si prendono delle velocità molto ampie. Giovi largo, passa Andrea finalmente, che riesce a effettuare il sorpasso. Piccolo errore di Giovi, che perde leggermente il controllo della macchina, per fortuna riesce a recuperare un po' il controllo. Continua pure. E tra l'altro poi bisogna ricordarsi appunto anche delle mescole diverse tra le gomme,
Quindi prendere riferimenti tutte le volte con un pilota diverso, con una mescola diversa, è veramente molto impegnativo. E c'è da dire che si stanno comportando bene finora perché ci sono stati pochissimi contatti, quasi nessuno. E non è assolutamente facile. So che a vederlo da fuori dice, sembra sempre più semplice. Uno dice, bastava che frenava un pochino prima, bastava che prendeva la linea in un modo diverso, però si vuole anche arrivare davanti. Intanto c'è un Aveiro, è andato fuori pista, ne approfitta anche Sema all'esterno. Pastina calda, Bellissimo, ci stavo provando, ma rientra. bellissimo. Allora, anche qua sicuramente del manico nel tenere questa Vediamo, Bugatti pastina calda, indemoniata. l'ho staccata. È dentro, è dentro, è dentro, è dentro. Bellissimo Mamma, vediamo appunto sorpasso. la percorrenza di una trazione posteriore, è sicuramente un po' più avvantaggiata. E sta arrivando Nasda, in tutto ciò sta arrivando Nasda, tante battaglie che permettono al pilota, diciamo, Pagani, mettiamolo così, al pilota Pagani di rientrare nel gruppone. Io direi di abbandonarli un attimino per andare a vedere cosa sta succedendo davanti, dove Gallo, o meglio Bracer, sta con un secondo e otto circa, un secondo otto, un secondo e nove, giustamente abbastanza altalenante, su il Conte Sky in seconda posizione, distanziato di un secondo e mezzo più o meno. I distacchi sono quelli che avevi detto prima, quindi non c'è stata tanta differenza per il momento, da No. posizione 3, Bad Matt 94. Questi tre hanno un leggero distacco un po' più largo su Migi 02 in quarta posizione, che in questo momento con questa Corvette è davanti a Maverickey. In tutto ciò, praticamente quello che ha perso più posizioni è Giovi LM, diciamo, dopo quell'errore. Sì. E Che in poi questo momento però praticamente sorpassa Andrea. Mamma mia, che battaglia c'è di dietro! Pastina calda ora su Sam. Abbiamo bellissimo. visto Giovi che si è tuffato dentro Andrea. C'è stato un pochino di scompiglio. Pastina calda poi ne ha approfittato su Sam. E ora sta arrivando a ridosso appunto di Andrea. E credo che gli darà anche del filo da torcere perché quella Mercedes ha più oltre 800 cavalli. È la AMG Black Series. Quindi credo che avrà anche una buona velocità di punta sul Bandiera dritto. gialla, Oh, c'è una bandiera bandiera gialla. gialla. È Maverickey! Maverickey! Ha avuto un No. errore. Ha fatto un errore. Vediamo che ha anche il paraurti di dietro danneggiato. Quindi ci deve essere stato anche un contatto con le barriere. Oh, Ah. Bad Matt esce! Bad Matt esce e viene sorpassato da Migi. Migi 02 all'esterno dell'ultima curva prima del rettilineo posteriore. Approfitta di un errore di Bad. Ah, anche per lui paraurti anteriore, sospensione danneggiata. Ricordiamo che i danni dovrebbero essere ridotti, quindi dopo Esatto. un piccolo lasso di tempo si dovrebbe aggiustare da sola la vettura. Sì, infatti quella di Maverick è tornata a posto. Pastina calda, è quasi appaiato con One Up Andrea RD, gli riprende la scia. I due sono affiancati, adesso è davanti Pastina. E anche dietro, guardate Sam come arriva su, sfrutta tutta la scia della Bugatti di Innsbruck. E adesso si è lanciato anche dentro ad Andrea. Attenzione, sono molto appiccicati. Mamma mia, che motore che c'ha il Mercedes! Mamma mia, sul dritto quanto andava! Mamma mia! Sì, che poi tra l'altro l'altra è una Aston Martin Sì. One, quindi cioè, non è che contro c'aveva una Panda. Oh, Innsbruck con la sua Veyron sorpassa Sam. Vediamo la staccata, la moto più leggera. Nasda si avvicina molto. Mamma mia, cosa stava Dentro facendo Nasda? Nasda! Ora What? però è favorevole a Sam la traiettoria. Vediamo la riapertura sull'acceleratore, qui bisogna dosare molto. È una buona trazione comunque anche Nasda, vediamo qua. Che staccata! Che staccata! Ma la Ah, traiettoria, bravo, bravo Sam, ha sì. protetto bene. Bellissimo, un po' lungo qua, vediamo se riesce a rimanere davanti, anche perché adesso poi se no chiude leggermente l'interno, lo copre bene. Oh no! Ha Con lasciato che il V! sfodata! Puoi Va un incrociare po' dentro lungo, Sam, è lo per fa, sì. forza. È per forza. Un E po' ancora qui troppo c'è Innsbruck forte. su pastina calda che aveva provato il sorpasso su Andrea.
Mamma mia, qui non si fa il tempo, non si sta dietro alle bagarre perché ci sono veramente tantissimi sorpassi in queste prime fasi. Un'ora e mezza così mi viene da piangere, cioè noi non ci eravamo prefissati una gara così, anzi, diciamolo proprio, doveva essere una gara a sgranati, un po' più tattica, noiosetta, avevamo detto forse in mezzo al gruppo ci potrebbero ogni tanto, cioè sono passati 10 minuti, non c'è stato un momento di tranquillità. Anche davanti vedo che Giovi è molto attaccato a Maverick adesso che piano piano deve riprendere ritmo e Giovi, ricordiamolo, a livello di tempi era super, super, super competitivo e quindi potrebbe tranquillamente rimanere lì attaccato. Vado a vedere anche se Bad Matt, grazie alla scia, infatti, ecco quello che pensavo, è riuscito a Di riavvicinarsi, sì, è riuscito a avvicinarsi a Migi, quindi anche qua potremmo avere una piccola battaglia. E detta tutta, non sono nemmeno lontanissimi per il momento dal Conte Sky, perché avete visto, basta veramente poco, una sbavatura e si perdono i secondi, quindi 6 secondi per il momento su una gara in cui mancano 1 ora e 20 al termine, direi che potrebbe capitare ancora di tutto. Si abbassa tanto la luce già in questo momento, Sì. Infatti credo che dovranno fare buona parte della gara in notturna, il che renderà tutto molto più complicato. E lì appunto sarà ancora più determinante non fare errori. spettacolo, spettacolo veramente. Anche l'XP, il Conte Sky ci ha deliziato con questa con questo dosso, che scodata, con questo dosso fatto su 2 ruote. Bellissime queste macchine, bellissime. Andiamo comunque, visto che è il nostro special guest, a goderci un pochettino la guida di XP Bracer quando è nella tranquillità assoluta. Guidiamoci un attimo questa camera car un attimino. Non lo terremo tantissimo perché so che dietro sono uno fianco Sì, sì, all'altro. sì. Sono qui in bagarre. Infatti, c'è Sam che si è preso un secondino di penalità. È stato sorpassato da Nasda che sta rampando alle spalle di Andrea. Adesso Andrea è lungo. Nasda lo infila all'esterno. C'è un piccolo contatto tra Andrea e Sam. E guardate, Andrea con massimo fair play ha lasciato sfilare Sam dopo il contatto. Ho visto anche una penalità purtroppo per Sam. Un Sì, secondo, un secondo. sì, un secondo. Quindi probabilmente vuoi il contatto o meno, c'è stato un taglio, giusto? Sì. E qui le penalità vengono inflitte soltanto Per per i taglio, tagli sì. e non per il contatto. E l'uscita Sì, box. sì. Per l'uscita box addirittura sono 3 secondi se si oltrepassa la linea bianca e quella è veramente da mettersi le mani nei capelli, perché basta una piccola distrazione, basta scordarsi di non girare il volante a destra e alcune volte lo taglia da sé. Anche perché se non sbaglio, se ricordo bene, anche cioè, ieri sera per esempio quando facevamo i nostri test avevo provato un pochettino a guidare col pad, siccome in questo momento il volante non ce l'ho, ma è impossibile, cioè sono proprio impedito con le dita, già ero impedito col volante, figuratevi col pad. E in questo tracciato, nel GP in realtà, tende a buttarti leggermente verso l'esterno, poi ti raddrizza, quindi ti dà questa sensazione di dover sterzare un pochettino verso l'interno per tenerla dentro ai limiti. E non è piacevole in realtà. No, no, specialmente appunto quando la penalità sono ben 3 secondi e sai che ti costerà sicuramente caro. Ricordiamo tra l'altro, visto che siamo in tema e visto che vedo che più o meno ci sono dei distacchi fra i piloti, adesso vado a vedere nel centro gruppo come sempre perché era lì che c'era più movimento. Che questa, a parte Pastina in sfred, no, si è allontanato. Pastina deve aver commesso un piccolo errore perché vedo che ha perso tanto terreno da in sfred e di conseguenza lì dietro, guardate un po' chi sta arrivando, Nasda accompagnato da Sam che si butta all'interno Semo. già adesso. Questa penalità, a mio modo di vedere, potrebbe cercare di sfruttare un po' la scia di Nasda piuttosto che sorpassarlo, per cercare di limitare i danni.
Tanto comunque poi lo ripasserebbe, anzi, forse dovrebbe tentare di sorpassarlo proprio E perché staccarlo leggermente. durante la, sì, proprio perché durante la penalità sai già che lui ti sorpasserà, ma se gli sei dietro probabilmente perdi anche la scia, perché comunque la Huayra è molto molto veloce sul rettilineo, mi sembra che raggiunga i 340 o addirittura li superi, quindi sarebbe tosta. Le due auto, diciamo, come velocità di punta si dovrebbero eguagliare. Sì, il problema è solo la penalità alla fine. Che traversi che fa Codata, l'Asda. mamma mia, mamma mia. Comunque, dicevo, questa dovrebbe essere, in sintesi, la prima uscita ufficiale di Bracer come pilota Executive Project. Quindi, anche dopo l'annuncio ufficiale che c'è stato qualche giorno fa nei vari social, penso che l'abbiano fatto dappertutto, Instagram, Facebook, io ho visto quello di Facebook, comunque un bel annuncio in pompa magna, questa dovrebbe essere la prima uscita ufficiale di EXP B-Racer. Credo di sì, infatti è sinceramente la prima volta che lo vedo con quel nome, anche se a dir la verità io ero assente dalla scena di Gran Turismo ormai da un bel pezzo, di più di qualche mese, perché ho giocato, diciamo, saltuariamente una settimana e poi stacco per 3 mesi e così via. Però per lui deve essere stato veramente un ritorno a casa, perché gli AXP sono i fondatori che prima gareggiavano, appunto, erano tutti partecipanti dei GTA XD, quindi si è ritrovato sicuramente in un clima molto familiare con tutti i suoi amici e si deve sentire appunto molto a casa. Assolutamente, poi questo sicuramente è un lustro per Conte, per Stefano Conte, che è riuscito a portare con, immagino, un grandissimo lavoro di base, uno dei piloti che preferiva, l'ha visto proprio crescere, e lui come uno dei fondatori, penso, degli Executive Project, se non il fondatore principale, questo non saprei dire perché essendoci dentro anche Desmo Jack, poi io non so bene. Sì, sono loro due. Cofondatori, ok, perfetto. E quindi deve essere stata proprio una felicità, anche perché penso che internamente. Giro veloce di Maverick nel mentre, in 834.4. Stavo seguendo Badmat 94 che si è avvicinato tantissimo al Conte Sky, visto che stavamo parlando Sì, di lui. il Conte deve aver fatto qualche errore perché da che si ritrovava a circa un paio di secondi, adesso è a circa 9 secondi da B-Racer. E appunto Bad Matt adesso è alle sue spalle, Ed è mentre ancora con il fucsia. giro veloce Maverick ha sorpassato Migi, si è portato in quarta posizione e ha soltanto 3 secondi e mezzo, nonostante possono sembrare molti, ma come abbiamo appena visto si possono perdere molto e recuperare molto facilmente. Sì, assolutamente. 34-4 in gara col buio soprattutto, perché poi è Sì. calata veramente la notte piena. È un signor tempo. E come sappiamo, soprattutto i primi della classe in questa lobby c'è niente a che vedere. Pur essendo 8 minuti e mezzo di giro, loro la pista la conoscono a menadito, ce l'hanno bene in testa, sono ben convinti delle loro possibilità. E adesso, ipotizzando, mettiamo il dubbio. Altro Un punto. problema ancora, Dove? ci dovesse Dove? stato con il Conte Sky in bagarre con Bad Matt, forse un piccolo contatto, adesso pulisce le gomme il Conte. Oh, lungo, dritto! Speriamo che non lo respawna. Bad Matt No. prova a incrociare, arriva Maverick, li sorpassa tutte e due. Bad Matt di sicuro è anche al Conte. Mamma mia, che cosa ha fatto Wow. Maverick! Wow. Lì E dietro. Migi ci sta provando su Bad Matt. Esatto. Un contatto un po' Esatto. maschio, però ci sta, dai. Un bel gruppetto di quattro piloti proprio da niente. Guardate come Maverick, tra l'altro, sta prendendo subito del distacco con la sua F8 tributo. Sta cercando di andarsene via. 13 secondi cominciano ad essere abbastanza pesanti da Bracer.
però diciamo che questo gruppetto è molto interessante. Non so, il problema potrebbe essere il cambio di visibilità, di illuminazione, sì. Forse. Sì. Quello che ha penalizzato un pochettino Conte, però questo gruppetto di tre è fantastico. Viene in stanza Padrome, che non so chi sia, probabilmente è venuto a godersi la gara, adesso vedrà che manca, ecco, è già uscito. Quindi lo salutiamo, anche se non so chi sia, però ciao Padrome. Sì, credo che per il Conte il buio sia un po' un problema, perché già ieri sera lo sentivo, si stava lamentando un po' per via dei cortoli che con la sua roof, come li sfiora, veramente la macchina tende a saltare, a partire da tutte le parti. E con questo buio è molto facile pelarli o salirci sopra, non hai più la percezione perfetta di dove mettere le ruote, proprio perché non si vede. Sì, quindi sì, per lui montare su un cordolo è veramente, oltre che rischioso, ma perde molto tempo. Migi, è andato sull'erba, attenta l'incrocio, ma Badmet all'esterno adesso. Migi resiste. Rinuncia secondo me, perché ma gli aveva lasciato tantissimo spazio Migi. Bravissimi ragazzi, mamma mia, state facendo un qualcosa di assurdo. Molto probabilmente non valeva la pena passare in quel punto lì, si rischiava tanto e ha rinunciato un pochettino, deve aver alzato un pochettino il piede. Secondo te, visto che siamo di notte, ci potrebbero essere anche delle differenze in base alla macchina della visibilità che ti danno i fari di una piuttosto che dell'altra, o questa cosa è abbastanza bilanciata in tutte le vetture? Sinceramente bisognerebbe provarle tutte per vederlo, ma credo che più o meno siano messe bene, in quanto essendo delle supercar credo che abbiano dei fari decenti. forse Migi è quello messo un pochino peggio con la sua Corvette, perché ricordiamo essere fatta di plastica, come diceva il buon Jeremy Clarkson. Adesso è dentro al Conte, lo porta al muro e ne approfitta Bad Matt. Contattino, quindi contattino, e è rimasto comunque dietro. Adesso però ne ha approfittato, come dicevi, Bad Matt. In tutto ciò, questi tre, dandosi battaglia, hanno lasciato scappare un po' Maverick, che ha 4 secondi di vantaggio là davanti e che si ritrova comunque sempre su 13 secondi di distacco da Valerio Gallo. E non sta perdendo però, in effetti, eh. È vero che non sta guadagnando, ma stanno girando più o meno sullo stesso ritmo. Adesso non so se giustamente, visto anche il distacco, stia gestendo particolarmente la gara Bracer, e penso che sia così, perché poi alla fine ricordiamo che la sosta la effettueranno tutti, se si riesce a risparmiare qualcosina, poi giustamente la sosta durerà un po' meno, e quindi ha perso qualcosina in questo tratto, probabilmente più guidabile la F8-tributo di Maverick. Sì, che comunque la F8 Tributo è un'auto comunque molto impegnativa, è molto scorbutica, e sulla carta uno vede i dati e dici, cavolo, 720 cavalli per 1330 kg, quest'auto vola, non c'è pane per nessuno, e invece con il fatto che ha un passo molto corto, tende a essere molto agile, quindi il potenziale dovrebbe essere alto, ma è molto molto difficile da sfruttare. Infatti in questo caso vediamo anche Maverick, che tra l'altro sta abbassando il tempo, è fucsia di due decimi e mezzo, e ti dico però che lì davanti Bracer è fucsia di tre decimi. Mi è caduto prima l'occhio e combinazione ho visto l'intertempo, quindi se ne stanno dando realmente di santa ragione. Però in questo tratto in particolare Maverick si è avvicinato, perché era 13 secondi, ha guadagnato 6 decimi su Bracer. Sì, e presumo che più o meno altrettanti li possa riperdere sul rettilineo. Non lo so, vediamo. Adesso addirittura mezzo secondo fucsia Maverick. Io vado intanto a vedere se c'è qualcosa da
comunicare nel gruppo. Pastina calda, mezzo secondo di penalità, quindi è vero che ha 3,5 secondi da Insfred dietro di lui in ottava posizione, però patirà questa penalità sul lungo rettilineo. E poi dovrebbe riuscire a mantenere la posizione. Però c'è da dire che Insfred ha un Aveyron, quindi i suoi 1000 cavalli potrebbero farsi valere. Sì, decisamente, decisamente. Questo buio ci toglie un pochettino la visuale, la visibilità delle auto, però è anche vero che queste frenate che tirano con questi carboceramica che diventano tutti rossi sono veramente spettacolari, devo dire che è veramente bello. No, in realtà non c'è nessuno di particolare. One Up Andrea in 12ª posizione, distanziato di 36 secondi da Forzese, deve aver commesso un grave errore. Solo quello in realtà da comunicare nelle retrovie. Intanto sto osservando un pochino B-Racer e ho l'impressione che lui stia gestendo un pochino il carburante, come ipotizzavamo. Ho visto tra l'altro che per questo discorso Maverick si è avvicinato anche sul dritto, che giustamente, sì, come dicevi tu, dovrebbe essere fra virgolette il contrario a livello di velocità di punta, forse, mettiamo sempre le virgolette. Sì, perché comunque anche la Ferrari è decisamente veloce anche sul rettilineo. Vediamo adesso che tempo fa. 34.220, nuovo giro veloce per Maverick, che si porta 11 secondi a 8. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Guardate gli ultimi due giri di Maverick, cioè 8.34. Attenzione, il Conte si tuffa dentro a Bad Matt in curva 1. È dentro, vediamo se risponde Bad. Sì, risponde. Forse può aprire un pochino prima, infatti lo fa. Adesso si butterà dentro il Conte. Grande accelerazione per la sua roof, vediamo la staccata, stacca forte, è dentro. Non c'è posto per incrociare, vediamo di qua, va largo, bravo Stefano, si vede che se l'è giocata veramente di esperienza qui. Si vede che sei un rookie, Conte. dicevamo, mi sono perso un pochettino grazie a queste battaglie, sono contento in certi casi. Ah sì, di Maverick, guardate i tempi, c'è 8.34.2 e la tornata principale 8.34.4. Ah! Mezzo secondo di penalità, però. Mezzo secondo di penalità. Sì. 5 secondi e 5, diciamo che sicuramente non riescono a sorpassarlo, a meno che di altri errori, però si riavvicineranno, questo sì. Il giro comunque è sempre molto lungo, quindi aspettiamo di arrivare, sì, vicini al rettilineo. Che tra l'altro il Conte, nonostante la super bagarre del primo settore con Bad Matt, era comunque 9 decimi fucsia, quindi il best lap della gara effettuato da Maverick evidentemente deve aver fatto qualche errorino nella prima parte del circuito. Ah, un secondo e tre in effetti, mamma mia, sento del disturbo sul tuo microfono. Sì, sta grandinando e sono sotto un tetto coiventato. Va bene, allora diciamo dove si sta svolgendo questa tempesta. In Toscana, provincia di Pistoia. Ok. Sì, sinceramente, guarda, ero più preoccupato oggi pomeriggio perché è venuto veramente una tempesta, credevo che mi sbarbasse via il tetto. Allora, ci siamo persi. Migi che deve aver commesso un piccolo errore e quindi si ritrova con una penalità di mezzo secondo. Che, se non sbaglio, bravissimo. E questi due sono ancora appiccicati, però. Cioè, sono uno di fianco all'altro. Adesso da vedere se Giovi con la sua trazione del 4x4 riesca a prendersi un po' di spazio rispetto a Migi. Mamma mia, quanto ha rischiato qui Giovi. Però ha deciso di tenere giù, Sì, sì. Tra l'altro Giovi è uno abbonato alle super potenze in questo evento, perché l'anno scorso aveva la Ferrari con 1000 cavalli, quest'anno ha detto che 1000 non bastavano, quindi è passato a 1500 cavalli.
Ne avevamo una, ricordiamolo, me lo ricordo solo e soltanto perché era un pilota del DC Team, però quest'anno la Ferrari era sotto il sedere di Enterpin, che purtroppo non si è qualificato perché il livello è alquanto alto. Errore di Giovi che finisce leggermente sull'erba, riesce a controllarlo in un punto per fortuna che era particolarmente, diciamo, in cui permetteva questo tipo di errore. Si è appoggiato leggermente al muro, è riuscito a controllare la macchina, però facendo così si è riavvicinato leggermente Migi, che comunque non è riuscito ad approfittarne tantissimo. Attenzione comunque per il posto sul podio tra Stefano, il Conte Sky e Bad Matt 94, perché sono ormai 4 minuti che sono in bagarre completa, non si sono mai distaccati più di 3 decimi l'uno dall'altro. Forse allarga un filo ora il Conte, è un po' più interno Bad Matt, vediamo la staccata, niente, anche perché qui è molto difficile, è un pochino lungo il Conte, chiude bene. Oh, vedo un po' di lag, non so se è la mia connessione visto il maltempo. E comunque i tempi si sono alzati molto in questa bagarre, perché da che avevano un secondo e mezzo circa di fucsia, adesso sono 2 secondi più lenti. Oh, dove prova Bad Matt, si affaccia all'esterno in questa curva che, ragazzi, è tostissima. Ti confermo che non è la tua rete, perché vedo un leggero lag da parte del Conte, però leggerissimo. Ancora si infila, è dentro, è dentro. Questa volta ce la fa, questa volta ce la fa, gli lascia un po' di spazio, ma è dentro. Ora mamma vedremo mia. Il Conte che ha un pochino più di motore, ma in questo pezzo in salita qui ci sono delle semicurve e per lui sarà impossibile passare. Bellissima questa camera cacca che hanno aggiunto, ve la faccio godere un pochettino, è vicinissimo. Kiss bump da parte del Conte Sky in un punto in cui si poteva si poteva approfittare di questo giochetto. 5 decimi di vantaggio sul suo best, Sì, sull'8.40 e 960, quindi è in linea con un 8.40 e mezzo, quindi in questa battaglia hanno perso circa 6 secondi dal tempo che stavano facendo all'inizio. E là davanti non si molla niente, ricordiamo Maverick con una penalità di mezzo secondo che a sto punto è a 8 secondi e 3, come dicevi tu il giro è lungo e quindi può capitare di tutto, e penso che non avrà tanti problemi nel distanziare ancora un pochettino questi due che sono uno appiccicati all'altro, e più o meno ha perso un secondino da quello che aveva guadagnato su Bracer. Da 11.8 siamo passati a 12.8 più o meno. Sì. Che comunque, guarda, è tanta roba, perché sì, stanno girando in modo molto molto costante. Maverick adesso è a circa, è comunque in linea con il suo best lap, e complimenti, perché è veramente tanta tanta roba essere così costanti al buio, è veramente molto difficile. Sì, assolutamente. Volevo tornare un attimo su Giovi per vedere se Migi alla fine aveva alzato leggermente il piede. Sì, in realtà no, perché c'è sempre quel secondino. Tra l'altro in questo momento, proprio in questo, sembra si avvicini leggermente. Sì. Esatto. Sì. In questo pezzo, quello che hanno appena fatto è il pezzo più, diciamo, un pochino più tortuoso, un pochino più stretto, quindi conta un po' di più l'agilità della vettura. E infatti Migi, che tra l'altro gli faccio i miei complimenti perché sta guidando veramente bene, io l'ho conosciuto soltanto ieri sera, non ci siamo neanche parlati, l'ho visto soltanto in pista e sono rimasto stupito da quanto fosse veloce. Lo abbiamo visto un pochino irruento nelle fasi iniziali, ma comunque è veramente velocissimo. Sì. E non ha fatto neanche molti errori, quindi bravo. E dietro la distante si vedono i fari di Pastina Calda a 7-8 secondi e 3 adesso di distanza da Migi, ed è sempre tallonato da Heinz Fred con la sua Bugatti. Sono appiccicati ormai da 4 giri e rotti. Sì, qui no, loro a questo punto, tra l'altro anche come consumo benzina sono messi uguale.
Interessante questa cosa, mi dicevi che la Bugatti poteva essere un po' più affaticata su questo punto di vista. Decisamente sì, e infatti vediamo, allora Pastina sta tirando le marce al massimo e invece Innsfred sta cercando di fare un po' di short shift, quindi cambiare a un regime di giri un pochino più basso per vedere di consumare un po' meno. Gioco di strategia, quindi sfruttando il motorone della MG per farsi trascinare in scia, soprattutto in questo tratto in cui adesso noi approfitteremo, andremo un attimo sulla testa della gara per vedere un attimino se ci sono stati dei miglioramenti. Allora, Bracer rimane praticamente sugli stessi tempi che aveva tenuto, nel senso che si è alzato di un secondino Ma guardate che tempi, 34,5, 35,1, 34,9, 35,9, cioè col buio, con il buio. Cioè, e ricordiamoci, aspettiamo ancora la pioggia, sono molto curioso di vedere come andranno sulla pioggia. Dietro invece Maverick qualcosina ha perso sul ritmo gara, qualcosa ha patito, però ricordiamoci, me lo dimenticavo, che c'aveva il mezzo secondo, aveva il mezzo secondo di penalità. Sì. E quindi vedete come più o meno influisca un mezzo secondo di penalità in quel punto della pista. Ipotizziamo che facesse anche un 8,35, ha perso 2 secondi e 6. Sì, ma molto probabilmente era in linea con il suo tempo, perché Esatto. infatti Adesso è anche fucsia, in tra questo l'altro. caso è fucsia di 2,5 decimi, quindi Sì. grandissima condotta di gara anche da parte sua. Veramente ai livelli di B-Racer, perché ricordiamo che questi 13 secondi che stanno ballando tra gli 11 e mezzo e i 13 sono li ha accumulati tutti a inizio gara. E Sì, adesso sono assolutamente. già almeno un paio di giri che si tiene lì. Sì. Sta decisamente martellando. Si è riportato sul distacco che aveva prima della penalità, cioè 12 secondi e 2 adesso, vicino a quegli 11 secondi e 8. Sta praticamente guadagnando qualcosina. Adesso, a livello di consumi, giustamente per lasciare la live la più pulita possibile, non ce li ho, però potrebbe gestire un po' di più Bracer, immagino. Sì, Mirese sta gestendo di più. Ok, e dietro in tutto ciò Bad Matt, che grazie anche al fatto che ha scontato la penalità Maverick, si è portato a 4 secondi e 2, sta spingendo veramente forte da quando ha pista libera, perché comunque aveva iniziato il giro con 5 secondi di distacco da Maverick, quindi vuol dire che sta girando più forte, 2 secondi e 8 fucsia, sull'8.34 e 2 di Maverick. Ragazzi, ma cosa stiamo guardando? Al buio. Sì, infatti guardate anche il distacco che ha preso sul Conte, che non è roba da poco, eh. Per niente, cioè, stiamo parlando di piloti assurdi. Vabbè, complimenti, complimenti. Andiamo a vedere invece il giro del Conte Sky, che poi vedete che si lamenta, ma l'8.38.1 di best al buio l'ha fatto. Quindi vuol dire che Sì. proprio fastidissimo, è fucsia anche lui, eh? È fucsia anche lui, di un secondino scarso, 9 decimi, quindi attenzione, perché questo tempo a quanto pare è vero che si stanno alleggerendo le macchine, eh? In effetti questa cosa non l'avevamo fatta tanto presente, però cioè, vuol dire che si può abbassare tanto. Quindi ora Maverick è sotto di 8 decimi, Bad Matt di 2 secondi e 4. 2 secondi e 4. Sì. Sì, Bad Matt era un po' penalizzato nell'avere il Conte davanti perché la roof è un po' più veloce sul rettilineo, ha più Sì. velocità di punta, ha un po' più di accelerazione. Però la Carrera GT è stato scelto di girare con le gomme morbide, quindi lui era più veloce in curva, ma non riusciva a passare perché usciva più lento e non riusciva a portare l'attacco. Ah, Infatti, ecco. da quando ha pista libera, vediamo fa più percorrenza, riesce a fare più percorrenza senza avere il Conte magari che aveva qualche perdita di trazione in più. E si mantiene questi 2 secondi e 8 costanti, eh?
È molto costante in questo giro, sta girando molto forte, sì, molto pulito. E io veramente non so come facciano al buio così, è veramente impressionante. Andiamo a fare un piccolo giro nella parte centrale del gruppo per vedere se ci sia qualcuno in battaglia. Come vedete, questi due sono ancora appiccicati. Passina calda e Insfred, uno Sì. dietro l'altro. Sì. Con Insfred che giustamente sta approfittando a livello di strategia nel restare dietro a Passina calda e facendo un po' di, come ci dicevi, short shift per risparmiare un po' di benzina. Mentre dietro Nasda si è abbastanza impiattito, diciamo, è rimasto sui suoi ritmi e non ha fatto sfaceli, però sta continuando costante a mantenere il suo ritmo gara. Dietro di lui Sam anche, distanziato, scusate, di 5 secondi e 6, e poi dietro a chiudere il gruppo Forzese a 17 secondi da Sam e poi a 1 Oh, minuto e 10, ultimo. sì, che sta faticando un pochettino, anche questo punto leggermente lungo, probabilmente Ha non c'è. deve aver fatto anche un errore perché ha le sospensioni, ha un danno alle sospensioni al paraurti, quindi ci deve essere stato un crash. Ah, Tocca ok. l'erba anche ora. Sì, lunghissimo, Ai lunghissimo, ai 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 ai. lunghissimo. Probabilmente non ce ne si rende conto tantissimo finché non si prova, però in effetti quando non si ha l'abitudine di girare al buio così, una volta si aveva l'abitudine di avere questi orari solo in determinate piste, adesso abbiamo la possibilità di averlo in tutte. Pensate solo alla differenza che c'era in GT Sport nel correre a Mount Panorama, penso fosse quella più usata al buio, rispetto a quando avevi la luce, cioè era un altro mondo, completamente diverso, ti cambiava la percezione e tutto. Ovviamente in giochi che non sono simulativi al 100% come Gran Turismo, poi la tenuta di strada non penso cambi, nemmeno in GT7. Però poi alla fine è quello che percepisci che ti dà il punto di riferimento, dove frenare, tutto è il vedere la curva 10 secondi prima perché la vedo, è là in fondo, so cosa fare, so come reagire e di conseguenza ci devi guidare anche al buio, non è una cosa che esce così dal nulla. Poi cosa da non sottovalutare, questo è il quinto giro al Nürburgring in 24 ore, cioè sono 150 e passa curve che a giro, quindi mantenere sempre la concentrazione alta è difficile. Come fai, come hai una piccola perdita di concentrazione, fai un errore che di conseguenza poi magari ti porta a innervosirti e ti distrai un po', ma non è assolutamente semplice mantenere il proprio passo. Assolutamente, tra l'altro adesso che me l'hai fatto notare siamo vicini, probabilmente ci arriveranno più o meno alla fine, no, all'inizio del prossimo giro al giro di boa, quindi potrebbe essere non lontanissimo il momento di un ipotetico pit stop. Sì. E tra l'altro vedo un Giovi in difficoltà perché ricordiamo la gara sono di 90 minuti, in questo momento sono al 40 quasi 3esimo minuto e B-Racer si sta prestando in questo momento, mamma mia che controllo, mamma mia che numero che ha fatto, ha infatti preso mezzo secondo di penalità. Ha tagliato leggermente. Attenzione perché questi 10 secondi che ci sono fra lui e Maverickyi, ricordiamo che l'unico che può controllare i consumi di gara è il nostro Sugino, perché giustamente io li ho tolti. Eccolo. Ma vedi che rientra ai box E e forse un infatti. pochino presto E perché siamo al infatti. 43esimo minuto e la gara ne dura 90, quindi dovrà sicuramente mappare un po' di più, dovrà risparmiare del carburante nel secondo stint. Forse un altro giro gli sarebbe rientrato, sai? 11% in effetti Giovi dentro anche era una delle vetture che mi dicevi che consumava di più. Allora, facendo due calcoli veloci, ho attirato in questo stint, dicevamo su Maverickyi, perché se sono 5 giri e ha finito con l'11%, io faccio un conto di 16-17% più o meno, se
non mi sono sbagliato. Quindi forse il giro completo non gli sarebbe girato, forse ha dovuto spingere un po' di più un po' più del normale. Comunque si fermano in tanti, Passina Calda, Giovi che avevamo detto, Insfred che segue a ruota Passina Calda, e poi se non sbaglio sono questi quattro che hanno effettuato la sosta per primi. E esce comunque quarto. Giove riparte ora in ottava posizione, che è stato appena sorpassato da Sam. Esce anche Pastina, che in effetti, visto il gioco di strategia di Insfred, mi aspettavo uscisse dietro. In realtà ti dirò. Patisce un pochettino le gomme fredde. Non so se ci sia quel piccolo momento in cui anche senza consumi gomma siano un po' freddine. Sì, dovrebbe esserci. Un po' come quando si sporcano, che ci sono quei 15-20 sì. Secondi in cui pattini tantissimo. Sì, ora non a livelli della gomma sporca, ma comunque si sente la differenza confronto a una gomma in temperatura. Ah, vedi, anche questo è molto interessante, anche perché uno pensa senza consumi, sì, allora senza consumi vado, spingo sempre, e invece no, all'uscita box, piccolo momento in cui le gomme tengono leggermente meno, e Insfred ne ha patito un pochettino le conseguenze subito. E aspettiamo allora il prossimo giro. In tutto questo ci siamo persi l'8, 33 e 305 di Bad Matt, che diventa il giro veloce della gara. Che giro, 33-3. Ripetiamo, il punto principale, il punto focale è che si stanno alleggerendo tantissimo e che sul rettilineo fanno delle velocità che normalmente probabilmente non raggiungerebbero. Però, ragazzi, cioè, che andare è? Sì, perché tra l'altro comunque qui a Gran Turismo, diciamo, il serbatoio viene considerato di 100 litri, quindi possiamo ipotizzare circa 100 kg di carburante a pieno carico. E adesso avranno circa 80 kg in meno, e sicuramente la differenza si sente in tutte le fasi della guida, sia sul rettilineo ma anche in frenata e in curva. Adesso è da vedere solo se hanno gestito soprattutto questi tre. Ricordiamo Bracer, visto che l'ho inquadrato un attimino, si ritrova con mezzo secondo di penalità. Ma non ce l'aveva già prima su questo mezzo secondo? Ah no, perché l'aveva preso sul finale e quindi deve scontarlo poi. Esatto, ok. L'ha preso esattamente all'ultima chicane ed aveva già quindi passato il punto per scontarla. Già. Da vedere se qualcuno non abbia cannato la strategia, perché non si sa mai, in questi momenti, gare così lunghe, in cui bisogna rimanere così concentrati, magari l'occhio scappa una volta in meno e non ti accorgi che ti manca la benzina. Vedremo anche questo discorso. Non penso siano piloti che non fanno caso a tutto. No. Allora, se in questo giro... Allora, per ora riescono tutti a finire il giro. Voilà. A meno che non si scordino di rientrare a questo giro, non ci dovrebbero essere sorprese di questo tipo. Lì potrebbe diventare un po' più problematica, via. Sì. Tra l'altro è appena entrata la riserva appunto a B-Racer, quindi sicuramente in questo giro si dovrà fermare. Ma siamo appunto già al 47esimo minuto, quindi è perfettamente in linea con la durata della gara per fare un unico stop. Come dicevo prima, l'unico che forse ha sbagliato un pochino la strategia, perché poteva approfittare di un altro giro, era proprio Maverick, che in questo momento è quarto a 46 secondi. E questo potrebbe creargli qualche problema. Adesso è largo fuori, perché se va come prima, se continua a spingere esattamente come prima, sarà costretto a fare un altro stop. Ma credo che se ne accorgerà e quindi dovrà risparmiare un po' di carburante con la sua guida, facendo short shift oppure cercando una mappa diversa. Non ho tanto fatto caso a quanto tempo gli abbia portato via la sosta, però vedo che il tempo globale mi segna 48.26. Lui è in 5 minuti adesso di outlap, quindi errore, tra l'altro, errore. Attenzione, quando perché non arriva bisogna Migi, parlare troppo. Esatto, Migi tra l'altro la sosta l'ha già effettuata, sì, no? No, non l'ha effettuata, adesso è in riserva. Ok,
Allora anche questo gioco di Undercut mi sa che con questo errore Maverick l'ha un po' mandato a bagage. Eventualmente, anche se potesse funzionare, dicevamo che non abbiamo controllato il tempo della sosta, o meglio, non ho controllato, non ci ho fatto caso. E quindi non saprei dire più o meno quanto duri una sosta. Ipotizzo 30-40 secondi, non di più. Sì. Credo che sia che in questo momento sia in lotta proprio con Bad Matt e il Conte Sky. Perché vedo Ecco. che è a 30 secondi dal Conte e a 34 da Bad Matt, quindi credo che se la stiano giocando veramente per poco. Vediamo intanto che Bracer entra nell'ultima parte guidata, diciamo prima del rettilineo, quindi approfittiamo un attimo per andare a vedere anche gli altri piloti. Giustamente durante la sosta, essendoci questi giochi di Undercut e Overcut, si sono sgranati parecchio, quindi adesso non ci sono più piloti che sono... E in effetti no, c'è Sam che è tallonato da Giovi, eh. Questi due sono attaccati, si sono ritrovati dopo un attimo di pausa, via. Giovi, ho toccato l'erba. Mamma mia, è riuscito a tenerla. Ha perso un pochino, ma ha rischiato veramente tanto perché con la ruota posteriore ha pelato l'erba nella fase di frenata, gli si è scomposta e l'ho portato lungo. L'ha tenuta comunque. Toglici una curiosità, visto che un pochettino sei della famiglia e quindi magari hai un po' più di conoscenze. C'è qualcuno in mezzo a questi, fra quelli che conosci ovviamente, che usa il pad? No. Ok, sono tutti sul volante. Più o meno di che periferiche stiamo parlando? Allora, ieri ho scoperto che B-Racer sta usando per le prime volte un Fanatec, che però non so se è il DD Pro o se è un altro, ma penso sia il DD Pro, Beh, giustamente facendo le perché... World Tour. Esatto, veniva usato il Thrustmaster fino agli ultimi eventi, quindi continuava a usare Thrustmaster lui con il TGT. Bad Attenzione, Matt. l'ultima World Tour l'hanno fatta su Fanatec perché è passata la licenza. Quindi potrebbe già essere questo il motivo per cui è passato al DD Pro. Forse, ipotizzo. E intanto entra i box, eh? Sì. E Quindi. attenzione, inizia a piovere. Dove l'hai Inizia a vista? Ah, piovere. è vero, si vede benissimo dai box. Guardate come sta cominciando a scendere. Entra anche Bad Matt che ha fatto un buonissimo risparmio carburante, tra l'altro. La sua macchina poteva aiutarlo, forse, in questo aspetto. Sì. E invece il Conte ha il pelo, eh? Non si è risparmiato, eh? Non si è risparmiato per niente. E quindi, mentre i ragazzi, tanto di Bracer, non penso ci siano dubbi sul fatto che rimanga in testa, io mi concentrerei su Maverick per vedere Sì, perché sta dove uscendo ora usciranno l'ultima gli altri. curva. Sì. Forse non l'ha aiutato tantissimo questa prima No, parte di pioggia. ritorna davanti, passa adesso sul rettilineo, sono ancora a fare riferimento e il conte riparte adesso. Bad Matt è davanti, eh? Bad Matt è davanti. Sì. Vediamo se adesso con le gomme calde Maverick riuscirà a sfruttare questa condizione. La pista si è leggermente bagnata, ma comunque in questo tratto ha già smesso di piovere. E si è schiarita. Sì, sta arrivando l'alba. Sì, si è schiarita. Abbiamo nel mentre passato il giro di boa ormai da 8 minuti circa e si fermano poi di conseguenza tutti gli altri. Vedete che Migi ai box adesso che sta uscendo, c'era anche Nasda che sta rifornendo in questo momento, poi dietro Forzese e poi... Migi deve aver fatto qualche errore perché Pastina Calda gli è passato davanti. Vero, vero, vero. Probabilmente non so quanto consumi questa Corvette, però può anche essere che si sia che abbia esagerato a livello di consumi e abbia dovuto gestire un pochettino nell'ultima parte. Perché comunque lui è entrato. Ah, addirittura ha fatto due pit, Migi. Al terzo e al quinto giro.
In effetti me li dà. Controllo solo se non sia un bug. Sugli altri piloti c'ho No, no, due scusami. soldi. No, ci sei su tutti i piloti, non capisco. Sì, è un piccolo bug. Piccolo bug grafico. Beh, come mi dà addirittura 3 pit stop. È impossibile. Ok. Però allora vuol dire che questa sorta di undercut effettuato da Pastina Calda ha reso. Adesso vediamo su che condizioni si ritroveranno, se comincerà a piovere un po' di più piuttosto che un po' di meno. Sì, perché adesso le gocce che sono cadute hanno bagnato leggermente la pista, ma non hanno compromesso per davvero il grip. Ricordiamo ad esempio, tramite la grafica LUD di Gran Turismo, quando la percentuale della pioggia arriva alla prima tacca, allora lì c'è un cambio netto di aderenza sull'asfalto. Adesso non c'è mai arrivato alla prima tacca, si è sempre tenuta circa a metà o sui tre quarti. E questo sì, c'è una lieve perdita di grip, ma come se fosse più freddo, ecco, come se non si riuscisse a mandare in temperatura le gomme, non tanto perché sia scivolosa in quanto bagnata. È molto interessante anche questo, cioè ti dà probabilmente quella sensazione di non fermarti in staccata via, di finire sempre leggermente lungo, ma di non ti dà questa sensazione di mancanza di aderenza completa via. Sì, poi dipende anche molto dalle vetture, perché ad esempio qui, come stavi inquadrando, Sam con la sua McLaren è un'auto veramente tosta da portare, e questa è una di quelle che può dare qualche problemino in più, perché ha un motore molto vuoto sotto e la potenza arriva tutta a alti regimi, quindi sei costretto a tirare le marce per fare un pochino più strada. Però nel momento che entra in coppia è veramente molto brusca. Mamma mia, cosa stanno rischiando. Sì, comunque sì. È molto brusca l'entrata in coppia, e quindi ci sono delle repentine perdite di aderenza. E molto vicini questi due. Sì. Però ricordiamo che Sam deve ancora effettuare il pit stop, che tra l'altro credo sia l'unico che non l'ha ancora fatto. Beh, se me lo dici così, sì, assolutamente. Ah, non me l'aspettavo, pensavo avesse fatto già il pit stop. Infatti, nella mia grafica non mi dà la P del pit. Non vedo giri che potrebbero dire che è un errore di grafica, quindi sì, ti confermo che lui il pit non l'ha ancora effettuato. Sì. Magari il fatto di avere delle marce un po' più lunghe, anzi, decisamente lunghe, visto che fa oltre 190 in seconda, lo può aiutare a tenerla un pochino più bassa di giri e a consumare un pochino meno. Leggermente lungo. Sì, leggermente lungo. Niente, si fa trascinare. Erba. Però già riuscire a mantenerla così è veramente spettacolare. A livello di pioggia come siamo messi? Pioggia in questo momento non ne vedo in nessuna parte della pista dove ci sono dei piloti. Ok. E infatti anche la pista è tornata completamente asciutta. Ok, quindi il punto, diciamo, centrale degli slot per il momento non ha fatto grossi danni, via. Qua sono in tre, abbastanza vicini. Sì. Alla fine Badmatt, sì, Maverick, sì, e Conte sono appiccicati, eh? Sì. Maverick è ritornato su Badmatt e il Conte altrettanto, e si sono avvicinati anche a B-Racer, perché dai 13 secondi sono passati ai 9 secondi e 8. Molto più vicini di prima. Questo cambio anche di visibilità, di illuminazione. Conte gli sta rampando addosso, lo sorpassa in questo momento. Bellissimo, bravo il Conte, che è riuscito a dare così tanta trazione in uscita. C'è stata una piccola incertezza per Maverick all'uscita del carousel, che appunto ricordiamo è una curva molto impegnativa con queste vetture, che con tutta questa potenza. Ma secondo te, sì, è come nelle partitelle di, non lo so, pallavolo, basket piuttosto che calcio, che quando il professore o il maestro era nella squadra avversaria doveva vincere per forza?
Guarda, Lascia lo spazio, se personalmente no ti caccio dal team e fammi passare. no, 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 non credo sia così, anzi. Ora, io no, non ho, sinceramente non ho mai fatto parte di un team. Infatti, come dice sempre Sam, faccio parte della famiglia GTXD, non tanto del team. Però, sinceramente, qua, cioè, quando hai uno davanti e c'è la possibilità, passi, basta. Poi, indipendentemente che sia tuo fratello, tuo padre, il campione del mondo o il team principal, se c'è posto si passa. Anzi, anzi, Ah, bravo, bravo. a livello di interno molte volte ci si mette più. Vabbè, ma questa che cos'era? Che cos'era? Cioè, non lo so, fai un 360 mentre sei in volo, già che ci sei. Dicevamo, a livello di interno forse si mette un po' più di cattiveria di quella che si metterebbe normalmente. Bad Meta sta prendendo spazio, nel mentre. Sì. Ho approfittato di questa piccola bar guard che c'era stata prima. E anzi, vedendola dal punto di vista di Maverick, se sto davanti al team principal, evidentemente gli dimostro che sono veloce. Anche se non penso abbia tantissimo da dimostrare, No, no, ricordiamo le assolutamente. livree storiche di questo pilota, soprattutto su GT Sport. Mi ricorderò sempre quella del dragone di cui aveva postato Sì. il video. Quella era una cosa che oscena, quanto era bella. Poi complicata, assurda, veramente. Complimenti, complimenti come pilota e complimenti anche come liverista. Le macchine spengono i fari. Maverick decide di risparmiare un po' di carburante spegnendo la parte elettrica dei fari. Attenzione, si spengono Sì, anche quelle quelli del Conte sono Sky. quei 0,002 cavalli che puoi esprimere sul lungo Sì. rettilineo. Siamo sicuri che in Comunque questo periodo. il Dimmi, dimmi. Conte si è avvicinato molto sul rettilineo, eh. Adesso è 8 decimi, 7, 6, sta prendendo la scia e non ci proverà qua giù in fondo, ma ormai gli arriva addosso. Vacca boia, che differenza, comunque ci aveva 2 secondi e 2. Cioè, impressionante. Questi Impressionante 100 cavalli in stasera. più si fanno sentire, sì. Immagino di sì. Intanto, Giovi dovrebbe essersi lasciato dietro la penalità. E nel mentre Sta arrivando con il contagocce, Sam. A Sam sta arrivando col contagocce, beh, immaginavo, anche perché ha fatto un giro in più di zero. tutti. Cioè, Con zero. ha spinta. Deve aver mollato un pochettino anche per quello, probabilmente. Era proprio tirato tirato, Sì, forse gli sarebbe stato più favorevole per lui rientrare il giro prima, per avere un po' più di sicurezza. Non so se in questo giro ha mappato un pochino. Se ha tirato al massimo, ha fatto conti veramente preciso, perché in questo modo gli c'è rientrato di girare con quei 10 kg in meno. E infatti adesso ha riempito soltanto metà serbatoio, ma viene sorpassato da Nazda. Quindi sono di nuovo testa a testa, come all'inizio, come in Sì. partenza. 1-1 palla al centro, via. Sì. Dicevamo che c'era la possibilità di qualcuno, visto che non hanno sfruttato tantissimo il fattore pioggia e quindi il discorso di andare un po' più piano, risparmiare un po' di benzina, che poteva rischiare la possibilità del secondo Attenzione, pit. ma il Conte, scusami, ma c'è una bagarre. Conte è dentro, Bad Matt. Qui è proprio all'entrata del Norse Life. È davanti. Come si fa a passare lì? Ora è complicata per Bad, perché d'ora in poi sarebbe stato il suo punto favorevole per sfruttare le gomme morbide, e in percorrenza probabilmente lo vedremo rampare addosso al Conte senza trovare spazio. Chissà che non si sia messo in testa molto vicino però, molto vicino ancora. Sì. Sono veramente appiccicati. Dicevo, chissà che non si sia messo in testa di andare a cercare di riprendere Bracer. Questi 12 secondi sono pesanti. Ricordiamo che mancano circa 27 minuti, più l'eventuale parte di circuito che mancherà alla linea d'arrivo. Sì, no, ancora tutto è possibile perché sono 12 secondi, è vero, ma ricordiamo, siamo all'ottavo giro di questa pista e se fai un minimo errore,
è facile rigirarsi. Qui le auto si impennano. Bellissimo. E se ti rigiri 10 secondi li perdi, eh? 10 secondi li perdi, sì, forse anche di più. Se ti giri, puoi ripartire, gomma sporca, un pochettino in più, forse. Sta migliorando il suo best, di pochissimo ovviamente, però ecco, questa è una delle parti, pur essendo all'inizio, che mi piace di più. Velocissima, molto tecnica, basta uno sputo per sbagliare questa curva, per poi entrare in questa sezione che invece rallenta parecchio e, diciamo, fra virgolette, è un po' più semplice delle altre. È veramente tosta tutta questa pista. Sì, E diciamo ci ho che girato differenza è tanto poca. e ero arrivato a dei buoni livelli e veramente mi sono reso conto che puoi fare una grande differenza in tutte le curve. Veramente in tutte, perché in passato, specialmente a GT Sport, dove ero molto più allenato, appunto facevo dei tempi credo di tutto rispetto, visto che nella sfida di Lewis Hamilton, attenzione, Vedmeta ancora si affaccia. Nella sfida di Lewis Hamilton mi sembra che ero terzo nel mondo, quindi credo che ero abbastanza competitivo. Ha guardato, si è fatto vedere. Gli ha fatto capire che è Sì. ancora lì, eh. Terzo nel mondo, minchia. Eppure quando vedevi ad esempio Fraga, il giro di Fraga, dici come fa a guadagnarmi in quella curva lì? E quindi ti rendi conto che non esiste. Oh mamma, Toccatina. ancora, ancora toccatine, cioè il Conte sta lottando veramente con il posteriore, con le sue due turbine della Roof che gli danno una coppia incredibile, ma anche qualche difficoltà nel gestire tutta questa potenza che viene trasmessa alle ruote posteriori. Tra l'altro queste due auto dovrebbero essere basate sullo stesso pianale, ovvero la Roof dovrebbe avere il pianale della Carrera GT, ma con un motore diverso. La Carrera GT infatti sentiamo che ha un suono bellissimo, dovrebbe essere un 10 o 12 cilindri aspirato, mentre la Roof dovrebbe essere un 6 cilindri biturbo. La Madonna, due turbine, mamma Sì, mia. per 700 cavalli per la Roof e 612 per la Carrera GT. Attenzione Maverick anche. Adesso è più vicino Maverick a Bad Matt di quanto Bad Matt non lo sia al Conte. Eppure sono qui tutti. Maverick a 3 decimi e Bad Matt a 8. Sono tutti appiccicati. Dopo più di un'ora di gara. Sì, girare così vicini uno con l'altro. Dopo più di un'ora di gara. Che imbarcata, Maverick. Allora. Questo potrebbe essere il punto dove la Carrera GT dovrebbe essere leggermente avvantaggiata. In questo penso qua. Adesso si fa questo sinistra-destra molto veloce. Guarda come si è Si avvicinato, in dovrebbe scalare effetti. una marcia qui. No, lui l'affronta sempre in terza. E adesso qui c'è il pezzo. A me piace moltissimo questo destra-sinistra, sinistra-destra. Tutto in discesa. Infatti si avvicina molto Bad. Mamma Questa è una mia. curva a destra dove ti porta molto largo. E qui si potrebbe quasi provare un sorpasso quando l'avversario è un po' in difficoltà. Infatti ci aveva quasi pensato a incrociare, ma il conto è stato molto chiuso, bravissimo. Anche ora guardate come prende le traiettorie molto più larghe Bad per cercare di uscire a cannone. Oh, anche adesso guardate come sono entrati strettissimi. Non gli ha lasciato un centimetro, lo ha visto. Si staranno divertendo, secondo te? Oddio. Dopo ti diranno sicuramente di sì, ma ora credo che stiano soffrendo entrambi, specialmente il Conte. Tutto ciò sta portando un leggero vantaggio a Bracer, che ne sta approfittando per guadagnare qualcosina, perché giustamente essendo in battaglia stanno perdendo qualcosa. Mamma mia, comunque. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. È da 5 minuti che sono uno appiccicato all'altro, porca Che vacca. Ed è bravo arrivato però Bad, Maverick. Sì, no, ma tutti e eh. Che tre bravo bravi. Bad, perché guardate, anche ora! Bravi tutti e due. Bravi tutti e due, anche il Conte ha deciso bene di non stringere troppo. Ora ha chiuso la porta in faccia a Maverick perché sa
che può sfruttare la scia su Bad Matt. Madonna, come l'ha fatta forte Bad Matt. Però adesso se sfrutta la scia potrebbero sorpassarlo entrambi. Vediamo se prima non arriva. Guarda, il l'F8 tributo. Sì, esatto. Se non arriva prima il sorpasso di Maverick, che poi si sposta subito, sfrutta tutta la scia e continua la sua risalita. Mamma mia quanto influisce la scia in questo tratto. Mamma mia. E poi adesso non ha provato neanche a prendere la scia di Maverick per danneggiare minimamente il Conte. Che staccata. Porca come vacca. Si muove questa F8 e questa roof. Sono due auto davvero molto impegnative. Guardate che coppia da parte della Ruff. Però adesso quando allunga la Ferrari un po' più di velocità e Bad Matt rimane lì. Ma guardate anche la staccata di Bad. No, si è trattenuto un po'. Infatti fa una linea veramente giustissima. Che guarda traverso si avvicina e passa. Questo piccolo errore gli è costata la posizione. Questi tre sono appiccicati uno all'altro, rinchiusi in poco più di tre decimi, in tre al Nurb. Dopo un'ora e dieci. Dopo un'ora e dieci, è questo il punto. Mi piacerebbe dare spazio anche agli altri, però come fai? Come fai? Come fai a staccare gli occhi? Sì, infatti sto facendo una scarrellata dietro e c'è Pastina Calda che ha definitivamente mollato. In Fred che adesso si è schiantato veramente in malo modo alla fine del rettilineo. Nell'ultima chicane viene sorpassata anche da Nazda. E Migi è vicino, è a circa un secondo da Pastina Calda, che si trovano rispettivamente in sesta e settima posizione. E c'è Sam, che di tutto il rispetto si sta appiccicando. Oh madonna, ma non ce ne siamo accorti. Guarda il giro di Bracer, veloce. 32-3. 32-3 all'ottavo giro e con un carico di benzina che rispetto a... alla fine dello stint è decisamente più alto, quindi qualche chiletto in più. Sì, però perlomeno adesso hanno una visibilità ottima. Perché ricordiamo che prima quei tempi li facevano al buio. Sì, sì, esatto. Che poi è il motivo per cui ci stiamo godendo queste battaglie. C'è anche Migi che adesso ha appiccicato a Pastina Calda. Appiccicato, sono incollati, sono uno all'ombra dell'altro, porca vacca. Che staccato a Pastina. È infatti un po' lungo. Vediamo se riesce a tenere l'interno per la prossima. Sì, si rinfila, cattivo. Block pass per Pastina Calda su Migi. Non molla, non molla. Di trazione ci prova, si fa vedere, si rimette dietro. Vediamo se proverà l'attacco in questa chicane. Dove è passato? Wow. Ha deciso che con la gomma sporca era un po' rischi. Non deve essere semplice sta corvette. La vedo scodare parecchio anche questa. Sinceramente, guarda, l'ho trovata decisamente meglio di quella che credessi. Di quello che mi aspettavo. E sinceramente a vederli andare adesso, anche la AMG Black Series di Pastina Calda, che ha più di 800 cavalli, credevo facesse più differenza sul rettilineo confronto alla Corvette. Invece si è difeso molto bene. Stava quasi per portare l'attacco, se ti ricordi prima. Sì. Ricordiamo tra l'altro che Pastina Calda gioca col pad. Ah, quindi sì. Presumo che sia... Non conosco Migi, ma quindi non so se usa il pad o meno, ma credo che sia l'unico quindi col pad del Pastina Calda. Per quello che ti chiedevo prima, le conoscenze che avevi per vedere chi più, chi meno, era per quello. Pastina usa il sensore di movimento, mi dicono in privato, il sensore di movimento. Come cazzo fai a guidare? Sì, ma cioè, oh, basta! Ma che cazzo? Cioè, minchia! E vai così, fai schifo, fai. Te lo dico io, fai schifo. Adesso è lunga! Ai. Mamma mia che ha ripreso! Cosa ha tenuto in pista Pastina Calda, ragazzi? Col sensore di movimento. Aveva toccato con le ruote esterne e l'erba in quel curvone da oltre 200 km/h. È riuscito a rimanere in pista.
Complimenti, complimenti. Migi non è riuscito ad approfittarne. Allora io vado a vedere se c'è qualcun altro. Intanto Giovi è tranquillo per i fatti suoi. 9 secondi davanti a Pastina e 47 secondi circa dietro al trio, che andiamo a riprenderci adesso, perché non è cambiato un granché. Conte è sempre in seconda posizione, 1 secondo e 2, quindi li ha staccati leggermente. È abbastanza indiavolato il Conte, vuole i 17 secondi, sì, sarà più dura. Più che altro vedo un Bad Matt veramente in difficoltà, probabilmente sarà abbastanza frustrato, perché in ogni, guarda ad esempio anche ora in staccata, guarda quanto gli recupera, e anche nelle percorrenze delle curve, guarda anche ora, ed è frenato, vedi? Sì. Poi ogni volta che invece riaprono gas, guardala quanto allunga la Ferrari. Sì. L'effetto quindi tributo, non... tanto, tra l'altro, ha una parte ibrida? No. Ok. No. Ok. Quindi non ha la batteria, perché... No, non è... Okay. Non ha il KERS, o come si chiama... Sì, boh, non per so come lo chiamiamo. Sì, assolutamente. No, perché mi ricordo che guardando il pilota che aveva la Ferrari, avevo visto che c'erano delle macchine che hanno la parte elettrica. E quindi mi chiedevo se magari anche questa. No, no. Anche la 918 Spider. Ok, aveva la parte ibrida. Ok, quindi l'assistenza della batteria. Sicuramente quella un pochettino in uscita avrebbe fatto un aiuto elettrico nella coppia, ti aiuta un pochettino, però non è questo il caso, punto e basta, ok? Poi specialmente nel caso della 918 Spider il sistema ibrido è montato sull'asse anteriore, quindi un po' come la NSX di ultima generazione, diventa una specie di 4x4 e allora ti dà più... molta più trazione nell'uscita di curva, mentre invece la Ferrari è tutto montato, dovrebbe essere montato sul cambio, quindi alimenta solo le ruote posteriori, e avere già un 6000 da 800 cavalli più altri 200 cavalli di ibrido sull'asse posteriore diventa veramente complicato da tenere. Sì, ok. Motivo per cui gli avevano messo le dure, siccome andava troppo forte. Sì. Bene, allora aveva perso qualcosina Bad Matt, sta facendo un po' di elastico giustamente, quando sei frustrato secondo me è la cosa migliore da fare, prendere un po' di spazio, gestire e vedere se in un secondo momento si riesce ad effettuare un attacco. Adesso sono 2 soli decimi e vediamo se riuscirà ad approfittare in qualche punto. Già l'ha pensato dove vuole passarlo, vediamo se riuscirà ad effettuarlo. Credo che dovrà rimandare al prossimo giro, salvo... Oh mamma, che cosa ha fatto il Conte! Di nuovo, perché poi vola ogni 2x2 quella macchina, ogni 3x2. Attenzione, perché qui ci sarà Maverick che porterà l'attacco sul Conte. Adesso guardate quanto gli ha recuperato in questo pezzo, dove la Roof veramente fatica tanto, perché salta in modo spropositato. E... al giro precedente abbiamo visto che l'F8 ne aveva di più della Roof. Attenzione Bad, esce forte, ma qui non può. Ma forse gli conviene rimanere fuori, visto la mancanza un pochettino di motore. Sì, infatti lui più che portare l'attacco credo che sia andato all'esterno giusto per prendere una traiettoria giusta ed essere più veloce in percorrenza. Un po' lontano adesso Maverick, un po' lontano perché non può sfruttare completamente la prima parte di scia, forse anzi. Vediamo se gli lascia la porta aperta qui. Madonna, ma no, sembra lontano, un lontano, palo sta carrera. Sta carrera sembra veramente un palo. Come fai a perdere in scia? Facciamo qualcosa, Porsche. Che cavolo. Oddio, ci sono circa una ventina di anni di differenza tra le due auto, eh? Tra l'altro. Sì. C'è da dire anche quello. Toccatina del muro, eh? Da parte sia del Conte che di Maverick. Un po' di scintille. Siamo a 12 minuti dalla fine, quindi 99 su 100. Fino a Bad Matt... 99 su 100... E XP B-Racer al nono giro fa segnare un 8.31.106. Mamma mia. È vero che non potevamo monopolizzare la live solo con lui, però è anche vero che grazie
per colpa di varie battaglie che ci sono state, è ancora fucsia, non gli abbiamo reso lo spazio che meritava, perché sta guidando in una maniera assurda. E dietro ci sono gli altri tre che si stanno continuando a scannare, e tra l'altro, se non sbaglio, i primi quattro saranno gli unici ad effettuare un altro giro. Forse Giovi è già passato, sì, passa adesso, quindi sicuramente anche Giovi ce la farà. Sì, Migi sì, non è lontano, farcela... quasi tutti, a parte gli ultimi due. Sì, in effetti sì, c'è margine, c'è margine, c'è margine. Per One Up Andrea credo che possa rimanere fuori, che c'è la probabilità, sì, è molto indietro. Ma fino a Inns Fred probabilmente sì, riescono tutti. Sì, Fred sta passando ora, quindi di sicuro riuscirà a fare anche una... cioè, di sicuro. A meno che nel prossimo giro non faccia grossi errori. Sì, Comunque vediamo che gira al massimo in 9 minuti, quindi dovrebbe riuscire. Adesso siamo a 1 ora e 19 minuti di gara, anzi 58, 59, 1 ora ecco, e 20 di 1 gara. E 20. Ultimi 10 minuti, sì, no, vabbè, in effetti c'è margine per effettuare anche il giro successivo, quindi possiamo quasi essere sicuri che la gara finirà col dodicesimo giro. No, 11, scusate, undicesimo giro. Undicesimo giro, sì. Sì, undicesimo pieno. Tra l'altro, come dicevamo, no, Bracer è ancora fucsia di un unico decimo. Guardate l'escalation di tempi che ha avuto, è pazzesco. Dal giro 1, quello lanciato dopo la partenza, diciamo, quindi non realmente pieno, 8.34.5, 35.1, 34.9, 35.9 al buio, 38.9, 8.50, 8.51, 58 sono i due tempi con la sosta e di conseguenza l'outlap. 32,3 e 31,1, e adesso è fucsia di 3 millesimi dopo che aveva fatto la prima parte. Dopo 3 minuti di giro è praticamente sullo stesso tempo precedente, tempo fotocopia in pratica, 3 millesimi, cioè di cosa stiamo parlando, ragazzi? No, veramente qui si vede che sta guidando su un altro livello. La perfezione, guardate com'è pulito, non c'è una sbavatura, tiene questa macchina che deve essere un qualcosa di esagerato, uno stallone infuriato, via, ferma, non si muove, la macchina perfetta sembra. Sì. In queste No, situazioni infatti... sembra proprio poesia, via. Sì, no, quando lo vedi guidare sembra quasi che sia semplice, Sì. lo fa sembrare facile. Perché lo vedi sempre pulito, non vedi tante correzioni. Oddio, anche se in questo caso ci sta mettendo del Sì, suo, mi ha no, è sentito. esagerato. No, è veramente. Sono curioso di vedere questo, visto che era leggermente in perdita, questo intertempo. E poi andremo a dare il giusto spazio anche ai tre ragazzi che sono dietro, che si stanno già 76 millesimi, cioè alla fine aveva fatto una sbavatura. Ha perso 3 millesimi in questo intertempo, fate voi, era più 73. No, Pazzesco. dietro. I tre dietro invece sono leggermente sgranati, specialmente il Conte da Maverick, e in questo pezzo un pochino più tortuoso vediamo Badmat che stava ritornando un po' sotto a Maverick, che aveva preso un po' di vantaggio anche lui, ma si sono un po' tranquillizzati, se così si può definire questa fase. Il Conte d'Orgoglio è 4 decimi fucsia. Adesso, giustamente, io non so i punti della pista in cui questa No. roof. Cosa? Cosa? No, scusa, scusa, avevo visto un lag, continuo a vedere il Conte che va a sbattere dappertutto, ma è solo un problema Sì, hai un po' di di connessione. problemi, un po' di problemi tuoi di connessione. Ti sento la gara un po', anche un po' nel party. Vabbè, ma il brutto tempo, cioè, non è che si può combattere, non ci si può fare un granché. Purtroppo, come dicevamo prima, c'è del maltempo piuttosto invadente. Adesso si è affievolito un pochettino il rumore della grandine, anche se lo sento di sottofondo un pochettino. Forse piove invece che grandinare. Sì, infatti. Allora.
Questi tre, adesso andiamo a fare una scarrellata, sono quelli che vedo più vicini sulla minimappa, perché poi Giovi ormai è saldamente in quinta posizione. Pastina oh, e attenzione, Migi... Maverick è bad. Porca puttana, mi sono appena spostato. Infatti, dovevo aver fatto un errorino, Maverick, perché Bad Matt gli si era affiancato e gli stava provando a... a tirare la staccata all'esterno all'entrata del carousel, cioè veramente tosta lì, ma Maverick si è difeso benissimo e ha ripreso un pochino di margine, ma ancora Bad Matt sta continuando a guadagnare, gli sta ritornando sotto in questo tratto all'esterno che... del carousel. Ma come la pensi una cosa del genere? Oh! Qualche volta l'ha vista fare, Sì? Questo lo so per certo, sì. Bellissimo, bellissimo. Qualcuno gliel'ha fatto. Gliel'ha fatto? Ok, non diciamo il nome. No. Allora, mentre questi due sono di nuovo appiccicati e quindi non ci muoviamo stavolta, perché ho provato a dare quell'attimo di spazio agli altri, ma questi non vogliono mollare niente, mi sa che mi terranno così fino al rettilineo dove potremo, si prenderà 3,5 secondi dall'attributo e quindi staccheremo un attimo. Che, tra l'altro, guarda, il cielo è diventato completamente grigio. E non vorrei ci sia la possibilità di un eventuale scroscio d'acqua. Casuale vuol dire casuale, ragazzi. Potrebbe scendere il finimondo. Se dovesse scendere il finimondo, un pochettino la rovinerebbe. Perché poi ricordiamo che sono su delle sportive sportive, non sono da bagnato. Quindi potrebbe essere un po' un problema. Anche perché sono. Sì, non sono delle ruote stradali, però comunque non hanno tanta tenuta sul bagnato, anzi, tutt'altro. Quindi potrebbe rovinarla questa gara, in effetti. Potrebbe essere fin troppo cattiva come cosa. Però, visto che si staranno volando. Sì, paradossalmente sul bagnato pesante sono. Hanno una tenuta superiore le comfort morbide rispetto a tutte le sportive, proprio perché delle sportive sono quasi delle semi slick, sono intagliate e invece le comfort, avendo una scala natura da gomma stradale, riescono a far andare via molto più acqua, e in caso di molta acqua anche questo rettilineo posteriore diventa molto impegnativo, perché si creano delle grosse pozze dove fa tantissimo aquaplaning e non puoi lasciare, cioè non puoi tenere tutto giù, devi alleggerire tanto il gas in diversi punti, perché altrimenti la macchina ti parte via. Beh, questi dossi soprattutto sul finale l'alleggeriscono tanto e lì, cioè, non ci puoi far niente, o molli o molli. Sto approfittando di questo momento in cui stanno arrivando sulla parte finale, quindi si sarà riavvicinato Bad Matt forse, e per far vedere gli altri piloti. Ti comunico tra l'altro che Nasda alla fine si è in stallo in ottava posizione, così almeno abbiamo anche la posizione di Nasda. E poi mano a mano tutti gli altri che... Infred sta pagando tra l'altro una penalità di 4 secondi, altissima, questa gli farà veramente male. Sam molto probabilmente passerà senza problemi. E poi... Sì, dovrebbe riuscire a passare. Eh sì, anche perché 4 secondi sono veramente tanti. E tra l'altro anche come passo gara lo vedo un pochino più consistente in questa seconda fase, Sam... Infred sta, da quando ha fatto quell'errore ha perso il traino di Pastina Calda, è andato un pochino più in sofferenza. E poi per chiudere Forzese in undicesima e OneUp Andrea che è ancora a muro, ha patito parecchio questa gara, qualche errore di troppo, poi si deve essere deconcentrato un pochettino e di conseguenza non è più riuscito a recuperarla. E torniamo però davanti, perché vediamo se il Conte alla fine non è riuscito a chiudere il giro fucsia che aveva. Non abbiamo visto se quando diciamo ha perso tempo. Ti chiedo scusa, ma ho guardato il tempo di B-Racer, cioè il suo miglior giro è al nono giro 8:31.106, al decimo ha fatto 8:31.129, cioè 23 millesimi tra un giro e un altro. Poi cos'è? Bravissimo il Conte appunto in 8:32.7,
8-34-2 per Maverichi, 35-4 per Bad Matt, che adesso è rampato un'altra volta dietro a Maverichi, che mamma mia, povero Bad. Provo a mettermi nei suoi panni dopo un'ora e mezzo di gara, essere lì che ne hai di più e non trovare un varco è veramente... È una guerra di nervi, è una guerra di nervi, certo. Ragazzi. Fammi passare! che bella lotta che ci stanno dando questi piloti. Tra l'altro, ridendo e scherzando, Maverick sta dando tutto, perché è 2 decimi sotto il suo best, che ricordiamo è 34,2, per un bel pezzo di gara è stato anche il best, il Fucsia, e dietro Bad Matt adesso in questo tratto un po' più veloce si distanzia leggermente, piccola impennata. Sì. E adesso... Prima di questo rettilineo c'era la fine del settore, Bad Matt era per 4 decimi Fucsia. Comunichiamo, tra l'altro, vediamo un attimo, andiamo a vedere, 29, 48, 49, allora, stavo guardando se erano passati tutti, allora, Innsfred ha alzato bandiera bianca, sta aspettando dalla linea del traguardo e probabilmente aspetterà questo secondino e poi ripartirà per prendere bandiera. OneUp Andrea anche arriverà e prenderà bandiera, quindi sono i primi due piloti che terminano la gara. Andrea tra l'altro sta per scontare un secondo di penalità. E quindi dalla decima posizione in poi si gusteranno questo ultimo giro, l'undicesimo di quest'ora e mezza, dopo averne fatti 4 precedentemente nella qualifica, a cannone tra l'altro, ricordatevelo, per chiudere in bellezza questo evento che ci ha dato tanto spettacolo questa sera, che non, alla fine un'ora e mezza ce l'ha fatta passare tutto sommato abbastanza in fretta, ci sono state tantissime battaglie e non sono finite, perché adesso torniamo a vedere il buon Bad Matt che è a 6 decimi da Maverick e su cui staccheremo a questo punto, visto che gli altri sono distanziati. Non ho visto se Migi si è riavvicinato a Pastina Calda, ma non ne sono così sicuro, perché vedo le freccine che sono tutte abbastanza distanziate. Staccheremo solo nel momento in cui dovremo fare i complimenti e le congratulazioni di cui non ha bisogno per festeggiare Bracer, che salvo imprevisti, adesso non voglio tirare la gufata, dovrebbe arrivare al traguardo per primo. Sì, ormai... Va bene, dai, me la risparmio, perché se succede qualcosa e si ascolta la diretta mi viene a cercare a casa. Adesso, volevo chiederti, da parte di Sam abbiamo avuto notizie sul fatto, interviste o non interviste? Sì. Okay. Quindi io direi di invitare i ragazzi che arrivano a podio e... A questo punto porterei anche Bad Matt o comunque i primi quattro, vista la bagarre che c'è stata fra Conte, Maverick e Bad Matt, e magari anche proprio con l'organizzatore dell'evento. Esatto, cioè volevo Sam. Proprio dirti che Sam, d'ufficio Sam, lo aggiungeremo per poi fargli i complimenti per il bel evento organizzato, per ringraziarlo dello spettacolo che ci hanno dato i piloti. Ricordiamo che è solo grazie a voi, io ho dato la disponibilità per la live, devo dire che mi sono divertito ed è stato molto piacevole. Cominciamo anche a ringraziarci fra di noi, visto che poi approfitteremo di questi campioni per fare quattro chiacchiere. Ringrazio la mia spalla di stasera, Sugino, è stato un piacere commentare con te e mi sono veramente divertito. Sì, assolutamente sì, ti ringrazio, e la cosa è decisamente reciproca. Tra l'altro è la prima volta appunto che ci conosciamo, abbiamo scambiato due parole di volata ieri e invece è andato tutto... molto meglio del previsto. C'è stato un po' qualche problemino all'inizio durante tra la qualifica e la gara, ma Sam ha recuperato alla grandissima, quindi direi che è andata bene, dai. Ringraziamo anche gli spettatori, tutti quelli che si sono gustati questi giri sul Nürburgring. Cos'è successo? Ah, finisce così, perché i 180 secondi, giustamente, ci siamo persi l'arrivo di Gallo, mamma mia, che disastro. Oh. Oppure non sono riusciti a finire il giro, no.
Che disastro, a forza di fare i ringraziamenti, mamma mia. Vabbè, succede anche questo nelle live. Un grande complimento a tutti i piloti che adesso andremo a farci due risate facendo un po' di interviste. Adesso, se mi lascia il tempo, stavolta prendo il replay e lo salvo e lo condivido anche. Io intanto inizio a invitare ragazze nel party. Ti lascio fare, sì, lobby GTXT 1. Mettiamo LOL che mi sembra il messaggio più corretto da mettere. Adesso con tutta la calma di questo. Ecco, il file è troppo grande per essere caricato. Quest'ora e mezza quindi non richiede il replay. Penso che non ci saranno reclami, però io me lo salvo comunque nell'archivio, nell'eventualità in cui. E niente, adesso aspetteremo che arrivino questi quattro piloti perché approfitteremo anche. Peccato perché secondo me non se l'aspettavano dietro. No, infatti, Di arrivare sinceramente, così, cioè, non me l'aspettavo neanch'io. porca vacca, nemmeno io. Poi stupidi, cioè, dicevamo aspettiamo solo, poi andiamo e poi ci siamo persi l'arrivo di Bracer. Bravi, bravi, bravi. Bravo Thomas, bravo Thomas. Invece che Fondri, bravo Thomas. Dicevamo molto piacevole. Approfittiamo subito per fare i complimenti a tutti i piloti, senza se e senza ma. Sì, anche solo per la tenacia di stare qui a fare 15 giri sul Veramente. Nürburgring da 24 ore, che è tosta, è tosta. Sì. Allora, diciamo. Quello che ci aspettavamo più o meno è stato il risultato finale. Forse Giovi ha commesso qualche errore di troppo, ma poi è sembrato che non avesse il passo per rimanere davanti con i primi della classe, anche se a livello di qualifica aveva piazzato un buonissimo tempo. E c'era questo dubbio alla fine tra Maverick e Badmat, e in fin dei conti la spuntata. La Ferrari di Maverick, comunque, complimenti a tutte e due perché è stata una super, super, super battaglia dall'inizio alla fine. Sì, no, la battaglia per il podio è stata veramente molto molto intensa, lunga tutta la gara, perché Maverick è partito da un po' più dietro, ma già al secondo giro mi sembra era lì con loro e appunto se la sono portata per altri 9 giri, 9-10 giri di battaglia, quindi sicuramente è stata molto lunga per loro tre. Assolutamente. Poi ognuno con le sue caratteristiche, con le sue problematiche, vedevamo un Conte che aveva delle grosse difficoltà tutte le volte che si avvicinava ai cordoli, Maverick che lottava con questa Ferrari che quando gli entrava la turbina e con quel passo corto gli scodava con un modo un po' più repentino, Badmat che invece sembrava quello guidare un po' più pulito, si ritrovava queste altre due bombardoni sul dritto che lo svernicciavano. E tutte le volte si ritrovava tappato nelle percorrenze di curva dove avrebbe potuto fare un po' più di differenza. Sì, la differenza sul dritto è stata esagerata, proprio assurda. E ha patito tanto. Che tu sappia, era la sua prima scelta, la carrera, o per Credo caso. di sì, credo di sì. Buonasera. Ok. Buonasera Sam, buonasera Sam. Buonasera. Siete divertiti? Ci siamo divertiti, complimenti anche a te che ti sei sparato quest'ora e mezza più. Mezz'ora, quindi 2 ore di NURB. Non da poco, non da poco. Due di Nub con queste macchine, sì, diciamo, altro che abbonamento in palestra. Porca Allora, approfittiamo un attimo intanto per farti i complimenti per questo evento che hai creato, grazie. che hai portato avanti negli anni e che hai riconfermato anche quest'anno. E niente, parlaci di come funziona normalmente e di come è andata secondo te. No, beh, allora questo è un evento storico che facciamo da Gran Turismo 5
Quindi da quando ci fu l'online con un po' di garage, di macchine, perché su Prologo erano veramente poche, e che quindi portiamo avanti non tutti gli anni, perché poi è stato per un po' non abbiamo fatto, questa è la sesta edizione. L'obiettivo è quello di portare in pista, anzi sulla pista, che è Nürburgring, che per noi GTXD è la pista di casa praticamente, e queste auto supercar che normalmente o non vengono usate o vengono stravolte, non vengono quasi mai usate stock come in questo caso. E con l'obiettivo di avere tutte macchine diverse in pista e di cercare di sfruttare al massimo questa cavalleria, queste supercar, senza ammazzarsi, perché alla fine poi la gara non è contro gli altri ma è contro se stessi. E io l'ho pienamente dimostrato stasera, che purtroppo si vede la vecchiaia che non ce l'ho fatta a tenere la concentrazione, è quello. Infatti, se sono sincero, speravo nella pioggia, che per assurdo io mi trovo meglio, vado meglio, o almeno sembra di andare meglio, invece no, stasera mi ha fatto il dispetto che ha piovuto giusto un paio di curve, ma veramente poca, poca roba. Infatti mi stavo gasando, però poi ha smesso subito. Sì, quanto gocce Infatti leggere. Sì. la pista non è mai diventata veramente bagnata, No. cioè, visto anche dal LUD di Gran Turismo, appunto, si è arrivata a quella mezza tacca, non è mai arrivata alla lineetta per far bagnare veramente la pista e cambiare totalmente il comportamento della vettura, che in quel caso, appunto, il peso inferiore della McLaren F1 sarebbe potuto. Avesse un vantaggio, sì. Sì. Magari anche ieri parlavamo della rapportatura lunga delle marce, visto che, come ho detto in precedenza, fa più di 190 in seconda con questa Sì, macchina. Magari ti sì. avrebbe aiutato un po' più di Sì, dolcezza. perché lo svantaggio che ho nell'asciutto, perché in certe curve la prima è difficile da gestire, la seconda è troppo lunga e quindi mi muore, invece col bagnato mi permetteva di gestire, di avere più trazione senza dover cambiare marcia. Sì, infatti. Però vabbè, sono contento, comunque ho fatto belle battaglie con Nasdaq, con Giovi. Ho provato a fare una strategia dell'ultimo minuto, allungando di un giro per vedere se recuperavo qualcosa, solo che poi Sì. fatto male i conti, ho messo troppo poca benzina per il ritorno. Ma nell'ultimo giro prima della sosta, poi hai dovuto Sì, mappare un pochino. sì, un po' sì, perché sennò ogni giro non consumavo, anche se cambiavo un po' prima, non consumavo giusto, non facevo giusto un giro, ma perdevo un giro punto 1, un giro punto 15, quindi dopo 5G avevo un giro punto 8 mancante, e l'ho dovuto, sì, l'ultimo giro ho dovuto mappare un po', e infatti sono arrivato, non so se avete visto, con tipo lo sputo con niente. Però penso di essere quello che ha fatto più giri di tutti Sì, in quella prima. senza Sì, se, assolutamente senza sì. ma. Sì, un overcut completo Ci ho rispetto a tutti. provato, esatto, però alla fine ho fregato solo Fred, che poveretto, stava con la Bugatti idrovora, quindi penso che aveva i problemi opposti. Ah, visto che è entrato un po' di gente, YOLO. Sono entrati tutti i primi tre protagonisti di questa gara, tra cui il nostro grandissimo campione a livello internazionale, nonché super invitato della serata. Do un benvenuto a tutti e tre e vi faccio in primis i complimenti. Grazie, È stata grazie. complicatissima. Diciamo Bellissima. che Parlando bellissima. di strategie, con Sam, ora appunto stavamo sentendo Sam che ha fatto un overcut. Io invece partirei appunto dal terzo classificato, che comunque ha Esatto. avuto una condotta di gara stratosferica, secondo me. Grazie, grazie. Ma quell'entrata ai box, la potevi fare anche il giro dopo oppure no? Parliamo con XP Maverick. Sì, eccomi, eccomi. No, non potevo farla al giro dopo perché avevo fatto due o tre errori a inizio gara, che mi sono girato un paio di volte,
E ho dovuto fare tutto in attacco il primo stint per riuscire a recuperare un attimino il gruppo davanti, perché altrimenti se dovevo mappare e recuperare non ce la facevo assolutamente. Perciò ho preferito attaccare subito, vedere un po' come si evolveva la situazione. E a un certo punto ho detto: bene, entro ai box. E poi dopo ho cominciato a fare tutto il secondo stint, mappando in ogni misto. Uscendo di curva con mappa 1 e a metà dei rettilinei mettere mappa 3 barra 4, io ho fatto tutto il secondo stint così, perché altrimenti la Ferrari non ci arrivava. Ok, comunque complimenti ancora perché minchia ha fatto dei tempi di nulla. Poi ti vedevo anche durante la fase notturna della gara, quindi al buio, spesso, specialmente nel secondo tratto della pista, eri quasi sempre fucsia. Hai avuto il giro veloce per un bel po' di tempo, quindi sei andato veramente fortissimo Avevo e trovato un bel complimenti. ritmo. Quando mi si è, è la mia classica chiusura della vena. Quando mi sono successe un paio di cose sbagliate, no? Mi sono entrato in full immersion nella cosa e ho cercato di spingere il più possibile. Infatti, c'è stato un momento che andavo più veloce di best. E Sì, sono sì, sì. riuscito a recuperargli un paio di secondini in quel momento lì. Però ovviamente il consumo carburante ha avuto la peggio, quindi ho dovuto per forza mollare la pezza e risparmiare il secondo stint. Posso fare uno spoiler dicendoti che mi sa che chi era davanti stava facendo un po' di risparmio carburante, ma questo ce lo dirà di lui dopo. Passiamo prima Quindi. però alla seconda posizione, prima di arrivare al primo gradino. Stefano, questa Salve! gara, buonasera intanto. Prima di farti i complimenti per aver portato in casa, per aver fatto tornare in casa italiana il buon Valerio Gallo, ti chiedo com'è andata la tua di gara oggi. Boh, per me è andata benissimo. Sono veramente contento. E innanzitutto dell'opportunità di correre innanzitutto con questa macchina, perché non era scontato, è stato anche merito della fortuna, insomma. E poi dell'opportunità di correre questa Ciao. macchina, con le gomme davanti morbide, che mi hanno permesso veramente di stare al livello dei primi quattro. È stato veramente, grazie a questa cosa, la mia gara è stata veramente stupenda. Senza questa cosa qui, forse sarei stato Sì, un no. po' nella terra di nessuno. Quindi ringrazio Sam, innanzitutto, che mi ha permesso di fare questa cosa qua. E poi la gara in sé, beh, è veramente, veramente molto, molto intensa. E la partenza molto, molto bella con Vale, che ce la siamo un po' giocata. La Ruffa andava molto bene nella parte GP. Andava veramente benissimo. E poi non so che è successo. Dopo il primo giro è calata la notte. Ho sentito un calo di grip assurdo sulla gomma. E poi è coinciso anche col fatto che ho iniziato a risparmiare benzina. Quindi tutte e due le cose mi hanno fatto rallentare tanto. Mi sono tornati Matt e Migi dietro. E probabilmente non erano abituati. Insomma, la roof un po' lenta in accelerazione, c'è cioè questo turbo lag veramente molto molto accentuato. E ci siamo toccati un paio di volte, ma nulla di che, abbiamo continuato. E poi niente, sono riuscito a un po' a metterci la pezza fino alla fine del primo stint. E poi tra l'altro, non mi ricordo se al terzo o quarto giro abbiamo battagliato proprio in Matt in maniera clamorosa, bellissimo. Ce lo siamo goduto tutti. Sì, infatti. E poi, grazie alla strategia, noi, io e Matt abbiamo fatto i 6 giri subito. E ci siamo trovati con Mave e lì è stata una Royal Rumble a tre, praticamente. Sì, anche quella ce la Veramente siamo molto goduta. bello. E sono riuscito a fare un sorpasso proprio all'ultimo momento disponibile, che era l'entrata del Nordschleife. E oltre Sì. Sì. lì, Matt se ne sarebbe andato in quel punto lì. E sarebbe stata completamente una storia diversa. Sono riuscito proprio all'ultima occasione disponibile a fare quel sorpasso ed è cambiata tutta la lotta fino alla fine. E forse quel sorpasso lì mi ha permesso poi di guadagnare il podio. E poi gli ultimi giri semplicemente li ho tenuti in strada. Sì, infatti guarda, io l'unica cosa che ti volevo chiedere era se hai ancora la schiena intera, perché
Cioè, no, quella macchina non toccava mai la terra. Ho dei bicipiti che manco Arnold dei vecchi tempi. No, perché veramente si vedeva quella roof che volava da tutte le parti, specialmente sì, nell'ultimo settore dove c'è la decompressione, quando scendi giù. Mamma mia, sì, facevi sì, dei tassi assurdi. Di Stefan Belloff, tutte con, con la traccia di olio di oliva dietro. Mamma mia. Che poi, tra l'altro, sinceramente, noi avevamo pensato di invitare coloro che giungevano a podio, però quando abbiamo visto una bagarre così serrata tra te, Maverick e Bad, abbiamo deciso di invitare anche Bad, perché adesso gli lasceremo un po' di parola, perché credo che, insomma, si sia gustato la gara, ma sia anche un pochino amareggiato, perché poverino, tutte le volte si vedeva che ne aveva di più durante il corso del Nordschleife, però sul diritto veramente gli mancava qualcosina. E tra l'altro abbiamo visto anche che lui attaccava tanto, molto più spesso di quanto mi ricordassi che faceva in passato, e invece te, Stefano, gli chiudevi veramente il mondo. Io non so sì, se guidavi con la visuale appunto dal paraurti davanti, che ha lo specchietto anche dietro, o se no, se, cioè, no. Non potevi guardare sempre indietro. E guarda, di notte era un po' più facile perché vedevo dove stavano i fari, quindi riuscivo un po' a capire. Giusto, vero. Però sì, nelle parti miste era veramente dura, dovevi mantenere la concentrazione, che era un attimo e lasciavi uno spazio. Te invece, Bad, che ci dici? Come ti sei vissuta questa bagarra a tre con quest'altri due mostri, con quest'altri due veramente ossi duri che ti sei ritrovato in pista? E come diceva anche prima il Conte Sky, magari quel sorpasso proprio all'entrata del Nordschleife nell'ultima parte della gara è stato proprio il momento decisivo, forse magari lì, se riuscivi a stare davanti durante il giro, saresti riuscito a guadagnare qualcosina e a giocartela un pochino meglio sul finale. Per voi e per noi divertimento e basta, perché ce la siamo goduta un'ora e mezza. Noi pensavamo che fosse una cosa in cui vi sgranavate in 10 minuti e poi aspettavamo il pit, invece no, ci siamo goduti una gara con delle battaglie assurde per un'ora e mezza intera. Cioè, ragazzi, è una cosa oscena al NURB vedere una cosa del genere. Bravissimi, sul serio. E grazie, poi di conseguenza direi di passare al primo gradino del podio. Valerio Gallo, un nome che quando lo si dice nel mondo di Gran Turismo sembra un rombo, ok? Uno di quei motori che avete fatto suonare come si deve stasera. I complimenti è inutile farteli. Un pochettino ce l'aspettavamo, chissà perché, dico io. E raccontaci questa esperienza. Come è stato questo evento? So che hai già partecipato ad altri eventi dei GTXD, dove tu, se non sbaglio, sei nato, no, in questo team. Sì, saluto tutti innanzitutto e grazie dei complimenti, grazie a tutti. Prima volta innanzitutto vinco il Supercar Factory, ci tengo a dirlo, perché sono tanti anni che cerco di vincere un'edizione del Supercar Factory. Hai fatto prima, vince il mondiale, vale. Esatto. Ora esatto. Ti vuoi ITA. That's the way. No, però ad essere sincero mi sono divertito tantissimo, anche se mi sarei voluto divertire di più con gli altri. Sono stati momenti in cui scappavo e quindi ho approfittato, e inizialmente ho fatto buoni giri, sono
sì, praticamente è scappato. E più che altro, devo essere sincero, ho fatto alcuni errori anche da parte mia che potrebbero aver anche far, come dire, potrebbero aver riaperto la gara, perché comunque io stavo molto al limite, devo essere sincero, ero molto al limite con la macchina. Più volte all'ultimo settore, sia al quarto che al quinto giro, mi stavo quasi girando, tipo la macchina che mi si è mezza impennata in drift. Infatti là ho dovuto praticamente salvarla per i capelli, tenerla per i capelli, cosa che diciamo non era scontato per un po' la maggior parte delle macchine, ecco, insomma, e la difficoltà era abbastanza alta. Però guarda, devo essere sincero, ho trovato un livello fra le macchine che rispetto agli altri anni era molto più equilibrato, vedendo anche un po' i test con me, Bad, anche Ste, anche Mave, insomma. Alla fine siamo arrivati a un livello che non si era visto gli altri anni, e sono molto contento di questo. Sicuramente avrei voluto guardare anche un po' quello che succedeva dietro, però vabbè, mi accontento. Mi accontento. Ricordo di aver visto un bel rischio anche nell'ultima chicane, non mi ricordo a che giro, quando avevi preso la penalità, che l'avevi rischiata bella anche lì, eh? Sì, e... devo essere sincero, l'ho rischiato anche a curva 1, sono andato lungo due volte, anche se non ho perso, alla fine non ho perso più di un secondo lì in quelle due volte che è successo. Tra l'altro mi sono anche ricordato che potevo non cambiare le gomme, come uno scemo. Io abituato alle gare del World Series dove devi sempre cambiare gomma, no? Vero, vero. Beh, di quanto ti avrà aggiunto più o meno? 3 secondi, dai. No, il cambio gomma sono 4 secondi all'incirca, 4. Quindi vabbè, quei 4 secondi che, vabbè, non hanno fatto la differenza, però. Sì. Però poi abbiamo notato che a fine gara... Ho fatto degli errori anch'io. A fine gara ti sei rilassato un pochino, infatti hai fatto 31-1 per due giri di fila. Beh, vabbè, un'ora e mezza di gara mi sono serviti anche per abituarmi un po' al limite della macchina e, a essere sinceri, anche con il volante, perché ho cambiato volante da poco. Ah, quindi... riscaldamento. Vabbè, allora adesso richiamiamo tutti che facciamo la gara vera. Niente, al posto dello champagne e il cappuccino dopo a fine gara. io ci sto. Però stavolta la facciamo sotto la pioggia, ve lo dico, perché sì, io mi aspettavo la pioggia, Sam, che... però ero, guarda, la pioggia era lì, purtroppo è durata... Anzi, no, purtroppo, col cazzo, è durata pochissimo, meno male che è durata pochissimo. Sì, che volevano sta pioggia, mamma mia, oh. Cioè, invece... Io ero gasato quando arrivo. A me sarebbe piaciuta, invece. Però, guarda, mi aspettavo una pioggia più cattiva, più dirompente, diciamo. Sì. Io l'aspettavo veramente con trepidazione, ma non è mai arrivata. Stasera mi avete lasciato solo, purtroppo. Sì, no, te dovevi essere lì con me comunque, con quella McLaren. Che cosa è successo? Stasera troppe cose oggi, non sono riuscito a rimanere concentrato, purtroppo. Bello l'evento, quello è sempre difficile, questo evento. Sam. Ah, io mi sono girato un paio di volte, perciò figurati. Ah sì? Ah, ok. Sì, però dal 38 dell'altra sera. Il 38 dell'altra sera l'ho fatto al primo giro utile, quindi direi che avere un attimo di pratica con la macchina ci può stare, puoi calare quei 5 secondi. Bravo. Bello. Giusto, ci tengo a fare adesso... complimenti per l'equilibrio delle macchine, perché veramente dopo la qualifica, così, 4 macchine in 3 secondi. In 8 minuti e mezzo di circuito. 5 macchine in 3 secondi erano, c'è anche Giovi. C'è anche Giovi, è vero, sì. Mi sono dimenticato, sì. È pazzesco, sì. Io mi aspettavo che Giovi ci passasse tutti, ma... Anche io me lo aspettavo, la partenza, lo aspettavamo anche noi. Sì. Invece, secondo me, la differenza è che gli altri anni facevano la partenza da fermo, e qua no. Sì. E quello ha fatto la differenza. Sì, lanciata ha dato più, secondo me, ancora più equilibrio, perché sennò... Sì.
diventava complicato. Allora, Giovi poi ha detto prima, ha dovuto mappare fin da subito praticamente. Vabbè, ma sì, effettivamente la Ciron era giustamente. Diciamo che mappando aveva 1000 cavalli invece che 1500. È un carro armadino la Ciron, quindi... Sì. Vabbè, dai, poi è bello, tante macchie diverse, è stato... Il replay sarà gustoso e anche la dieta immagino sia stata bella, divertente, diversa dal solito. Sì, la prima parte purtroppo ce la siamo persa perché avevo il microfono mutato da sta cazzo di PlayStation 5 che fa quello che vuole quando avvi la live. Però ce ne siamo accorti abbastanza in fretta, per fortuna. Buono. Eravamo ancora nelle qualifiche, la gara ce la siamo goduta tutta. Ok, allora a posto. Però stavamo facendo le presentazioni, abbiamo parlato come dei deficienti, poi me ne sono accorto due volte. La prima e poi si è rimutato e l'abbiamo riaccesa. Ottimo. Quindi che cazzo. Ragazzi, a meno che non ci siano altre domande da parte di Sullino. No, direi che possiamo lasciare i ragazzi alle loro chiacchiere da bar con magari una bella birra davanti. Ci vuole. E io direi di chiudere la live salutando tutti quelli che si sono goduti questa gara. Di nuovo complimenti ragazzi, un saluto a tutti da Fondri 91 e da Sullino. Prima di chiudere vi ringrazio tutti e due, sia Sugli che come sempre non manca mai a un invito per questi eventi, e anche a te Fondri che veramente sei stato tirato dentro all'ultimo e senza conoscerci, senza niente dovuto, come ti sei prodigato per fare questa live permettendomi di correre, quindi anche se ora che ci penso fosse meglio se faceva live, cioè... ho imparato dai miei, no scherzi, poi invece grazie veramente tanto, perché noi non ci siamo conosciuti in questi giorni, veramente non avevi niente di dovuto, eppure sei stato qui, ti sei messo a disposizione, quindi grazie a te, grazie anche a tutto il DC Team per questa collaborazione che è sempre più proficua per entrambi i gruppi. Ci siamo goduti una bella gara, è stato un piacere, io saluto di nuovo tutti e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi. Ciao, notte. Notte. Ciao. Ciao. Ciao, buonanotte.